Diciamo dalle 9 alle 11 io inizio, anche se le ore 9 è un orario un po' critico, perché diciamo, tutti i colleghi stanno arrivando, diciamo, quindi c'è un momento anche di sistemazione dal punto di vista logistica e anche di ingresso. Però la mattinata di oggi noi abbiamo a disposizione dalle 9 alle 11, diciamo, quindi abbiamo già superato qualche minuto le 9 e cerchiamo di andare di iniziare quella che era il confronto e utilizzare questo spazio che ci è stato dedicato per il confronto tra il sistema pubblico e il sistema privato, in ambito a che cosa? A quello che è l'ambito di tutela, di monitoraggio, di controllo, ma anche di verifica e di approfondimento delle tematiche ambientali inerenti ai siti produttivi, le attività produttive in generale, quindi quelle che sono fondamentalmente tutte gli impianti, le installazioni, gli stabilimenti di soggetti a vari tipi di autorizzazione. Quindi noi il sistema pubblico, diciamo, viene rappresentato in questa sede, diciamo, dai rappresentanti del sistema agenziale, dal sistema nazionale di protezione dell'ambiente, il SNPA, a cui appartiene sia ISPRA che tutte le agenzie, diciamo, regionali per la protezione dell'ambiente, e c'è anche diciamo, la collaborazione del Politecnico di Milano con la professoressa Sironi, che è qui vicino a me, alla quale adesso passerò anche la parola. La mattinata, diciamo, purtroppo è limitata come tempo e quindi abbiamo inserito molti argomenti proprio per dare la possibilità, diciamo, di un confronto tra il sistema privato e il sistema pubblico, diciamo, e quindi il sistema pubblico esporrà, diciamo, quelle che sono le iniziative, le attività in corso, quelle delle rivolte su che cosa? Su quelle che sono le attività sia, diciamo, istruttorie dal punto di vista sulla metodologia adottate a livello istruttorio, sia sulle metodologie adottate per garantire il monitoraggio e i controlli delle attività, sulle attività industriali, sulle attività produttive. Questa interazione tra ISPRA, diciamo, e le agenzie, e la collaborazione anche con l'interfaccia, l'interlocuzione anche con il mondo universitario, in questo momento di particolare interesse, è un sistema molto particolare, diciamo, ma è anche molto dedito siamo pronti, diciamo, per poter avere un'interazione con il sistema privato. Il sistema interagenziale nasce dal 94 con la legge 61-94, ma la legge 132 con la legge 102 del 2016 è stata rafforzata quella che è la necessità, diciamo, da parte del sistema di organizzarsi e di darsi delle regole che possono interfacciarsi con il sistema privato. Quindi a questo punto, diciamo, io darei la parola inizialmente, non so se la professoressa Sironi vuole fare un saluto, diciamo, in relazione a tutti i partecipanti, e poi passiamo. Io purtroppo dovrò limitare, diciamo, quindi mi scuso già adesso, limitare a tutti i colleghi delle agenzie, diciamo, gli interventi, perché non abbiamo molto tempo, e forse questo non la prendete, diciamo, come una sminuire l'attività, ma purtroppo è soltanto un modo per rappresentare che il sistema si sta attivando. Però sicuramente non avrete tutto il tempo per esporre l'enorme lavoro che è stato fatto in questi anni e che è in corso. Però è un modo per interagire tra il sistema pubblico e il sistema privato. Lascio la parola alla professoressa Sironi, ringrazio. Fabio ha già detto tutto, io non vi voglio assolutamente rubare tempo. Mi presento solo, io sono Sironi, sono del Dipartimento di Chimica del Politecnico di Milano. Questa iniziativa mi è stata proposta l'anno scorso, l'ho ritenuta da subito molto interessante, nel senso che lavorando in università
mi accorgo molto spesso che l'ente pubblico e il privato non parlano la stessa lingua. Su 7 tavoli istruttori del Consiglio, ciascuno presieduto da 2 direttori generali a turno delle agenzie, che ogni tavolo istruttore del Consiglio TIC supporta su dei macro temi specifici, e li vedete lì elencati. In particolare il primo si occupa dei LEPTA, sui quali torneremo fra pochissimo, il 2 dei controlli e dei monitoraggi, il 3 dell'osservatorio legislativo e gestionale, il 4 della rete dei laboratori, il TIC 5 si occupa del SINANET, del reporting, il 6 sul quale poi ritorneremo in chiusura, dell'omogeneizzazione tecnica, e infine il 7 della ricerca finalizzata. Parlando di omogeneizzazione, non possiamo non fare un cenno alla Costituzione, perché tutto prende spunto da lì, in particolare dall'articolo 117, che introduce il concetto dei LEP, livelli essenziali delle prestazioni, che lo Stato deve garantire su tutto il territorio nazionale. E in campo sanitario ciò è stato tradotto con i LEA, i livelli essenziali di assistenza, che li vedete lì, sono quei 3: assistenza sanitaria collettiva, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera, introdotti nel 92 e poi definiti 9 anni dopo con un DPCM del 2001 e successivamente diverse volte modificati. In campo ambientale la 132 introduce il tema dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, che sostanzialmente costituiscono l'applicazione dei LEP a livello ambientale. I LEPTA sono definiti dalla 132 all'articolo 9, costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio che il sistema deve garantire, per le attività che il sistema deve garantire, riportate nell'articolo 3 della legge, e che sono, vedete qui, rappresentate, non so se si legge, però ciascuno di quei cerchietti, di quei pallini, contiene delle macro attività che il sistema è tenuto a garantire in maniera omogenea su tutto il territorio. Quindi parliamo di monitoraggio dello stato dell'ambiente, dell'educazione, della ricerca finalizzata, dei supporti vari alle amministrazioni in campo di istruttoria, rilascio di autorizzazioni, in campo sanitario, protezione civile, giudiziario, nel rilascio delle certificazioni di qualità ambientale, nel monitoraggio anche degli effetti delle opere infrastrutturali. Gli aspetti organizzativi e gestionali di questi LEPTA sono definiti attraverso l'adozione del catalogo nazionale dei servizi, che nel 2018 è stato approvato dal Consiglio nella sua prima stesura, ed è rappresentato, lo vedete lì, da 12 macro aree, 18 aree, 30 servizi, e da un repertorio delle prestazioni che in quel momento, nel 2017-18, quando è stato elaborato il documento, ne prevedeva 97. Successivamente il sistema si è adoperato per produrre ulteriori elementi e approfondimenti. Nel 2019 abbiamo approvato questo documento contenente dei modelli concettuali e un inizio di elaborazioni sugli aspetti qualitativi, sui processi e sui costi di alcune delle prestazioni prioritarie. E infine, sempre tornando all'articolo 9, è previsto che i LEPTA e i criteri di finanziamento e il catalogo siano definiti con il DPCM. Il sistema in questi ultimi anni continua a lavorare, e a dicembre dell'anno passato abbiamo prodotto una bozza di DPCM e una rielaborazione del catalogo, quello che vi facevo vedere prima, che sostanzialmente riorganizza un po' i vari servizi e le varie prestazioni, e tutto ciò in bozza è stato trasferito al Ministero dell'Ambiente a dicembre dello scorso anno. Tornando su questa slide, brevemente un cenno all'omogeneizzazione tecnica, quindi al TIC 6,
e vedete qui ciascun TIC è organizzato in una serie di gruppi di lavoro, sottogruppi operativi e reti, adesso senza entrare troppo nei dettagli. Comunque io relativamente al piano triennale 2018-2020 ho avuto il piacere di coordinare questo gruppo di lavoro all'interno del TIC 6 autorizzazioni ambientali, all'interno del quale erano previsti due sottogruppi operativi, uno relativo ai monitoraggi, ai controlli e all'accompagnamento ambientale delle grandi opere, e uno che conoscete, la maggior parte dei presenti lo conoscono molto bene perché ci hanno lavorato assiduamente, relativo al tema dell'AIA e dell'acqua. E inoltre era presente sempre una rete che si è occupata appunto dell'accompagnamento ambientale delle grandi opere. I prodotti del sistema poi si traducono, di sottogruppi e dei TIC, si traducono in una serie di report elaborati, linee guida e quant'altro. Il sottogruppo operativo AIA-AUA ha lavorato moltissimo, ha prodotto molta documentazione che è in via di definitiva approvazione. Sono stati approvati preliminarmente tutti questi documenti dal Consiglio dell'SNPA, che però ha deciso, proprio per favorire questo scambio anche con i vari stakeholder, col sistema pubblico, privato e quant'altro, di approfondire la fase di approvazione coinvolgendo degli stakeholder esterni e quindi che possono essere il Ministero o grandi proponenti o quello o altri, il Ministero dell'Ambiente, il Ministero delle Infrastrutture, a seconda della tipologia del prodotto. E quindi confidiamo che nel giro di qualche settimana, forse qualche mese, questi prodotti verranno definitivamente approvati. In chiusura, un rapidissimo cenno alla linea guida della quale mi sono occupato io in questi ultimi anni, che è relativa all'accompagnamento ambientale delle grandi opere infrastrutturali. Anche questa è in via di approvazione, stiamo in attesa delle osservazioni degli stakeholder che sono stati interessati. E grazie a voi. Grazie a voi. Grazie Paolo per lasciamo la parola agli altri. Grazie Paolo per la tua esposizione concisa, sei stato molto nei tempi e di fatto hai dato una panoramica ampia di com'è l'organizzazione di tutto il sistema e quelle che sono le regole che ci siamo dati per analizzare sia le attività rivolte al pubblico esterno, quindi al sistema produttivo. E adesso vediamo, diciamo, poi tutta questa attività che noi facciamo, ci siamo dati una regolamentazione interna, ma è finalizzata a interagire con il sistema privato. Quindi più tardi abbiamo invitato anche dei rappresentanti dei sistemi di aziende intervenire. E vediamo adesso con il prossimo intervento, che è delle colleghe di ARPA Puglia, ARPA Sicilia, diciamo, qual è il ruolo del Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente come supporto alle attività istruttorie. Quindi andiamo a analizzare quella che è un ruolo fondamentale che le agenzie, il sistema delle agenzie come supporto tecnico-scientifico svolge nei confronti delle autorità competenti. Grazie a voi la parola, dottoressa Luisi e dottoressa Lamantia. Salve a tutti, sono Manuela Luisi e con la collega di ARPA Sicilia, Rosalia Lamantia, vi presenteremo adesso quello che è uno dei lavori che appunto abbiamo sviluppato all'interno del sottogruppo operativo che prima vi ha appunto fatto anche vedere il dottor Sciacca. Allora, brevemente abbiamo visto appunto come la legge istitutiva dell'SNPA, la 132, ha posto l'attenzione su quello che è appunto il ruolo di questa rete nazionale al fine di assicurare un'omogeneizzazione tecnica e un'efficacia nell'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente. All'interno della legge 132 vengono individuate all'articolo 8
3, quelle che sono appunto le funzioni del sistema SNPA. Specificatamente per quello che è il ruolo dell'SNPA, delle agenzie, nell'ambito dei procedimenti autorizzativi, vengono individuate quelli che sono appunto i ruoli di supporto tecnico scientifico alle amministrazioni che sono chiamate a rilasciare le autorizzazioni ambientali tramite la relazione di istruttorie tecniche, quella che è la redazione di pareri all'interno di conferenze dei servizi e attività istruttoria per il rilascio di autorizzazione. Quello che è stato appunto l'obiettivo di questo lavoro che adesso vi presentiamo è stato quello di andare a mappare il ruolo dell'SNPA in quelli che sono adesso alcuni processi autorizzativi. Brevemente, appunto, come abbiamo già visto, tra la governance dell'SNPA svolgono anche un ruolo importante quelli che sono i TIC, i tavoli istruttori, di cui il Consiglio appunto si avvale nel momento in cui deve svolgere degli approfondimenti. All'interno del TIC omogenizzazione tecnica è stato appunto istituito il gruppo di lavoro autorizzazioni ambientali e il sottogruppo operativo di cui oggi vi illustriamo appunto i lavori. Qui ho riportato in questa slide i partecipanti al sottogruppo operativo, rappresentanti delle diverse agenzie ambientali. Brevemente il contesto in cui appunto ci muoviamo qual è? È un contesto sicuramente abbastanza variegato dal punto di vista normativo, perché negli ultimi anni abbiamo assistito al recepimento di numerose direttive europee e nello stesso tempo si è fatto sempre più avanti la necessità di andare comunque a semplificare i procedimenti autorizzativi. Motivo per cui sono nate una serie di autorizzazioni uniche e in questo diciamo campo di azione, quello del rilascio delle autorizzazioni uniche, abbiamo inteso individuare il ruolo che appunto l'SNPA svolge. Sicuramente parliamo di un campo abbastanza variegato, anche perché le autorità competenti coinvolte sono davvero tante. L'obiettivo del progetto. L'obiettivo è stato appunto quello di tracciare il campo di azione, il perimetro e l'intensità delle attività che le agenzie ambientali e ISPRA sono state chiamate a svolgere in quelli che sono i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni, prendendo in esame l'autorizzazione AUA, la U ai sensi dell'articolo 208 del 152, l'autorizzazione unica energetica per gli impianti FER rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del 387 e l'AIA. Per sviluppare questo progetto, in una prima fase abbiamo dovuto costruire un questionario appunto sviluppato in 4 sezioni, una per ogni procedimento autorizzativo e la parte anagrafica. Una volta costruito il questionario è stato distribuito alle diverse agenzie ambientali e questo ha comportato comunque chiaramente mesi di lavoro, perché sono stati compilati e successivamente le risposte nella successiva fase sono state elaborate, e tramite un processo di data entry sono stati sviluppati poi dei grafici e si è proceduto a un'analisi dei dati e alla valutazione degli stessi per individuare quelle che erano appunto le caratteristiche e il ruolo che l'SNPA svolge in questi procedimenti autorizzativi. Brevemente, quali sono state, diciamo, le domande che abbiamo posto alle diverse agenzie ambientali? Sicuramente era importante innanzitutto capire chi fossero le autorità competenti deputate al rilascio delle autorizzazioni, da cui è emerso un quadro abbastanza variegato. Ci siamo posti anche domande su quello che potessero essere degli strumenti di omogenizzazione già presenti e quindi abbiamo chiesto se effettivamente ci fossero dei format nelle diverse regioni, sia per la presentazione della domanda che per il rilascio delle autorizzazioni e per l'espressione del parere da parte di ARPA. Abbiamo anche analizzato i tempi di risposta e abbiamo visto anche quali potessero essere le ricadute in termini economici sui diversi gestori che presentano le istanze di autorizzazione. Abbiamo anche analizzato le modalità, i criteri con cui l'SNPA
interviene nel momento in cui deve analizzare più istanze, andando a vedere se oltre al criterio di la prima pratica che arriva istruisco ci fossero anche altri criteri, e anche siamo andati a vedere se esistono effettivamente delle forme di pubblicità degli atti autorizzativi. Le risposte, chiaramente questionari, abbiamo sviluppato questionari in maniera tale che fossero poi delle risposte anche abbastanza semplici, in maniera tale da avere anche una facilità nella, diciamo, nell'elaborazione successiva. Possiamo dire comunque che abbiamo avuto un campione rappresentativo, perché tutte le agenzie ambientali hanno fornito una risposta e ISPRA ha partecipato anche al questionario per quanto riguarda il procedimento AIA. E nell'elaborazione dei dati abbiamo individuato quelli che sono punti di forza, punti di debolezza e opportunità e minacce. Ora brevemente vi illustreremo quelli che sono appunto i risultati per i diversi procedimenti autorizzativi, di cui alcuni verranno poi approfonditi nelle successive presentazioni. Ad esempio, per quanto riguarda gli impianti ferro, quello che abbiamo potuto notare è che sicuramente, nonostante la normativa non individui l'obbligatorietà di un parere da parte di ARPA, c'è il riconoscimento del ruolo tecnico delle agenzie, perché appunto l'agenzia viene chiamata, quindi sicuramente questa è una grande opportunità, a partecipare alla conferenza dei servizi. Sicuramente è un quadro abbastanza variegato quello degli impianti FER, un po' per il fatto che comunque si tratta di impianti molto diversi anche come tecnologie, e un po' perché le autorità competenti deputati al rilascio delle autorizzazioni sono davvero tanti. Abbiamo visto anche come una minaccia il fatto che comunque manchi un raccordo tra le procedure di autorizzazione unica per gli impianti FER con le procedure di AIA e AUA, e come avviene poi anche per gli altri procedimenti autorizzativi, non vi è un format per l'espressione di parere da parte delle agenzie, quindi sicuramente questo costituisce elemento di disomogeneità. Ora passo la parola alla collega che vi illustrerà i risultati per gli altri procedimenti. Grazie, io diciamo, vi invito sempre, se possiamo contenere, diciamo, perché purtroppo non abbiamo tempo, però saremo velocissimi, faremo un grande lavoro anche, diciamo, di confronto tra il sistema, tra le agenzie, a fronte di una frammentarietà, diciamo, dell'autorità competente che sono preposte al rilascio di autorizzazione. Prego. Sì. Allora, infatti, per quanto riguarda, diciamo, nella nostra presentazione vedrete diverse slide, ma io vi farò soltanto una puntualizzazione del succo. Parliamo, sì, quindi di AIA, di AUA e di 218. Così non sì, certo. Allora, per quanto riguarda i procedimenti in autorizzazione integrata ambientale AIA, abbiamo sicuramente un ampio coinvolgimento delle agenzie, ma questo è normale perché è tutto gestito dalla normativa del 152, per cui l'agenzia viene coinvolta nelle conferenze di servizi. Questo è perfettamente in linea con quello che sono gli obiettivi dell'articolo 3 del 132 del 2006. Un punto di debolezza sicuramente è la mancanza di linee guida procedurali per quanto riguarda il rilascio del parere tecnico da parte dell'agenzia, e inoltre abbiamo che è necessario avere anche per quanto riguarda le istruttorie una maggiore trasparenza per quanto riguarda le nostre procedure verso l'esterno, e soprattutto che questo sia in linea con la normativa anticorruzione, giustamente. E poi è necessario per quanto riguarda invece la pubblicazione di quelle che sono le notifiche del nostro sistema, che vengano fatte direttamente con le domande del DIAIA, i decreti autorizzativi, i report ispettivi, siano chiari e soprattutto che siano messi a disposizione del pubblico. I tempi di richiesta per quanto riguarda anche l'esecuzione delle procedure molto spesso sono legate e dettate da quelli che sono le tempistiche delle autorità competenti, ma non può essere diversamente, perché noi siamo ordine tecnico, ricordiamo, braccio destro tecnico delle autorità competenti dal punto di vista tecnico. Diverso abbiamo le attività per quanto riguarda l'AUA. L'AUA è una normativa molto più complessa, perché all'interno contiene 7 differenti autorizzazioni.
Qual è la difficoltà? Prima di tutto la difficoltà è il discorso per quando viene interpellata l'agenzia. Molto spesso soltanto per gli scarichi e per le emissioni in atmosfera, secondo quello che sono i dettami del 269 e del 152 dell'articolo. Quindi i tempi di risposta risultano essere abbastanza limitati. Infatti abbiamo fatto una stima di circa 35 giorni a livello nazionale. Cos'è la problematica? La problematica fondamentale del NOVA è il discorso che questi pareri, che non sono obbligatori per l'agenzia, potrebbero essere messi con un corrispettivo oneroso, ma questo comporterebbe una stipula di convenzioni con l'autorità competente, cosa che non esiste al momento. Poi questo sarebbe un riconoscimento di quello che è l'operato dell'agenzia in tal senso. Per quanto riguarda invece le attività che dobbiamo svolgere, quindi l'istruttore dei pareri, quello che è il criterio che ad oggi seguiamo è il first in, first out, quindi questo acronimo FIFO che tanto piace ormai, tutto deve essere accorciato in acronimi, sta creando molta difficoltà anche nel riuscire a seguire quello che sono le varie problematiche. Per quanto riguarda invece l'autorità competente, in questo caso diventa ancora più problematico, perché abbiamo lo sportello unico per le attività produttive l'attività produttiva dei comuni, quindi comuni diversi, ognuno con una propria procedura, quindi fondamentale diventerebbe avere una linea guida che possa essere condivisa su tutto il territorio nazionale, anche perché le agenzie ormai sono tutte unite, e in maniera tale da poter sopperire a quelle che sono le diversità, perché rischiamo di commettere molti errori. Per quanto riguarda invece il 208, noi abbiamo dei dati molto più certi. Rifiuti sappiamo che è un grosso problema. L'SNPA, per quanto riguarda il 208, abbiamo il 48% di coinvolgimento nelle azioni che comportano l'espressione del parere in questa procedura. Abbiamo che i tempi si allungano leggermente, perché abbiamo un intervallo che va dai 30 ai 60 giorni con una media stimata di 38 giorni, e poi circa il 67% delle procedure segue sempre la famosa FIFO, quindi first in, first out, come priorità nell'esecuzione delle attività di istruttoria. Per quanto riguarda quindi che cosa sarà l'SNA, quindi una pecca che abbiamo purtroppo è quella di c'è una mancata pubblicazione della documentazione allegata alla procedura che deve essere istruita, perché molte autorità competenti hanno l'obbligo di pubblicare il decreto, ma non tutto quello che ci sta dietro il decreto, e questo diventa una grossa pecca, perché si perdono nel filone delle procedure molti pezzi. Quindi alla fine di quello che è stato il nostro lavoro, che è durato tanto e ha impegnato molto colleghi, che ricordiamo non è solo questa la tipologia di lavoro che svolgiamo, che siamo sempre coinvolti in diverse procedure, faccio un riassunto molto veloce: un coinvolgimento poco omogeneo nelle agenzie da parte delle differenti autorità competenti. Precisiamo che le autorità competenti nelle varie regioni possono essere individuate in differenti enti. Semplicemente vi dico, per esempio, in Regione Sicilia noi abbiamo, per quanto riguarda l'ambientale, tre differenti assessorati. Quindi diventa una relazione tra parte tecnica e parte autorizzativa molto difficoltosa. Possibilmente non si parlano neanche. E poi abbiamo anche che, nonostante le differenze tra le autorità competenti, le risposte delle agenzie risultano abbastanza uniformi e contenute, a massimo di 60 giorni, proprio buttandolo molto per le lunghe. L'assenza di un catalogo di convenzioni per quanto riguarda anche le procedure istruttorie, come abbiamo detto per le AUA, e questo è un altro punto che è molto ma molto difficoltoso da superare. La mancanza diffusa di catasti organizzativi, soprattutto per quanto riguarda le AUA, che a questo punto abbiamo individuato come SNPA essere un problema cruciale. Poi, per quanto riguarda le risposte invece, che cosa ci aspettiamo noi dell'SNPA come progetto futuro, è quello che ci sia una definizione dei contenuti minimi dei pareri istruttori e tecnici per il processo autorizzativo, che siano delle linee diffuse su tutto il territorio. La definizione quindi di omogeneità, di armonizzazione importante,
Poi per quelle, dobbiamo avere uno sviluppo di database istruttori in cui possano partecipare non solo l'SMPTA ma anche le autorità competenti, in maniera tale da appunto non creare troppo dislivello nel territorio. E poi invece per l'SMPTA potrebbe essere utile quello di dedicare delle pagine per quanto riguarda, quindi dare visibilità all'operato dei tecnici e anche dei professionisti che sono presenti all'interno delle ARPA. Il lavoro c'è, ce n'è anche tanto, ci aspettiamo che le cose cambino, ci aspettiamo soprattutto che la persona e i tecnici che sono ad oggi in campo in questa procedura risultino essere anche valorizzati e soprattutto si faccia che le richieste dell'SMPA sono notevoli, dobbiamo dare risposta all'esterno, ci aspetta a noi il popolo, quindi l'individuo, ed è importante quindi che tutte queste procedure venga data visualizzazione, anche perché il lavoro fatto è abbastanza consistente. Grazie, io ringrazio le colleghe che hanno esposto in maniera concisa, purtroppo c'è una difficoltà di tempi connessa con l'esporre anche tematiche complesse, però apprezzo molto l'esposizione che è stata fatta, perché in maniera molto concisa hanno anche manifestato la volontà del sistema agenziale, di analizzare criticamente le attività che vengono fatte a supporto delle autorità competenti in un panorama molto frammentato. Passiamo alla presentazione ulteriore, che è quella che riguarda l'applicazione proprio della fase ascendente sulle migliori tecniche disponibili. Se ci sono delle domande, dei quesiti da parte dei partecipanti, vi prego di intervenire, perché la mattinata di adesso è proprio mira ad avere un confronto con il sistema privato, quindi la manifestazione è aperta a tutti i partecipanti, e se ci sono quesiti e domande le potremo in parte affrontare adesso oppure al termine delle due ore. Prego, se non ci sono richieste passiamo, do la parola alla dottoressa Tommasini, la collega di Arpa Lombardia, per quanto riguarda l'esposizione sul progetto di applicazione delle BATL. Prego. Buongiorno a tutti. In questo intervento presentiamo la linea guida per l'applicazione dei BATL, che è stata redatta da un gruppo di lavoro costituito dai colleghi delle varie ARPA di APA Trento e di Istra. La linea guida verrà pubblicata dopo l'assenso da parte del Ministero della Transizione Ecologica e è stata già trasmessa per l'approvazione preliminare da parte del Consiglio SNPA. Perché è nata la linea guida? La linea guida è nata dall'esigenza di uniformare sul territorio nazionale l'applicazione dei BATL per una corretta competitività ambientale ed economica tra i gestori, e soprattutto in modo tale da consentire un'omogenea raccolta di dati utile per elaborare e confrontare l'impatto delle installazioni ricadenti nella medesima categoria, anche al fine di orientare politiche nazionali e regionali di settore. Le differenze ad oggi rilevate sono relative alla modalità di campionamento e all'analisi definita dai BATL e soprattutto dalla vigente normativa di settore in campo ambientale, ad esempio per le emissioni in acqua e in atmosfera rispettivamente riconducibili alla parte terza e alla parte quinta del 152. Avere dei criteri univoci, ad esempio per quanto riguarda la modalità di campionamento e di analisi, potrebbe evitare al gestore la duplicazione dei campionamenti per il monitoraggio dei parametri soggetti sia rispetto dei BATL sia rispetto ai valori limite di emissione del cui è al 152. Il BATL è identificato nelle BAT Conclusion e rappresenta un intervallo di emissione che è ottenuto in condizioni di normale esercizio utilizzando una BAT. Questo è espresso come media in un determinato arco di tempo. Il BATL è pertanto non solo la fonte per l'assegnazione del VLE e quindi del valore limite a cui siamo abituati nelle AIA, ma anche della modalità di campionamento e di analisi dell'inquinante a cui si riferisce, quindi la metodica.
Gli obiettivi del documento quali sono stati? Sono stati quelli di proporre criteri univoci per la proposta del valore limite per i parametri normati dalle BAT conclusion, che è appunto in disallineamento con la normativa nazionale, e poi quello di proporre dei criteri per la definizione dei requisiti di monitoraggio e costruzione del piano di monitoraggio e controllo. Per quest'ultimo aspetto si è posta attenzione ai parametri da analizzare, distinguendo da parametri da misurare, quindi soggetti al rispetto dei BATAEL o dei VLE, e i parametri da monitorare, che sono quelli che sono stabiliti nell'autorizzazione senza un VLE cogente. Poi è stato fatto un affondo sulla frequenza di monitoraggio, ai tempi di riferimento del campione da sottoporre all'analisi e per il rispetto del valore limite, ad esempio il limite orario piuttosto che giornaliero o il campionamento di 24 ore, alle metodiche di analisi da utilizzare e alle regole per la valutazione della conformità. Vediamo ora quali fattori sono stati predisposti da tenere presente per la definizione del valore limite. Imprescindibile sicuramente sempre l'analisi sito specifica dell'installazione, che è in funzione dei programmi e dei piani ambientali regionali. Sicuramente se la normativa nazionale e regionale sono più rigorose, questo ovviamente deve essere tenuto in considerazione, e poi vedremo anche sulla valutazione del limite come effettuarlo, come prescriverlo. Infine, la specificità delle azioni svolte all'interno di un'installazione e quindi l'analisi delle materie prime e dei prodotti finiti, comprese ovviamente le sostanze pericolose che sono utilizzate nel ciclo produttivo e le reazioni che possono subire, in modo tale da poter identificare eventuali intermedi che possono dare emissioni. Pertanto il suggerimento che è stato fornito dalla linea guida per la proposta dei limiti alle emissioni in atmosfera si suddivide in tre casistiche. Per le emissioni in atmosfera con BATAEL espressi come media giornaliera o annuale e da verificarsi con il sistema di monitoraggio in continuo, il valore limite da proporre è fissato considerando il range indicato come BATAEL nelle BAT conclusion. La seconda casistica, per le emissioni sempre in atmosfera con BATAEL da verificarsi con misure periodiche, il valore limite da proporre è fissato considerando il range indicato come BATAEL nelle BAT conclusion e la misura effettuata deve essere eseguita secondo quanto previsto nelle condizioni generali delle BAT conclusion. Per terza casistica, sempre per le emissioni in atmosfera, relativamente a parametri cui i valori non sono indicati nelle BAT conclusion e quindi sono considerati aggiuntivi, vengono proposti all'autorità competente con un limite della normativa nazionale o regionale. Per quanto riguarda invece l'emissione allo scarico, il suggerimento fornito dalla linea guida suddivide l'emissione allo scarico in quattro casistiche. Per le emissioni in acqua, con BATAEL espressi come media giornaliera o media annuale da verificarsi ad esempio con un campione composito di 24 ore, il valore limite da proporre è fissato considerando il range indicato come BATAEL nelle BAT conclusion. Per le emissioni in acqua come BATAEL espresse in concentrazione come media dei campioni ottenuti con frequenze diverse dalla giornaliera, ad esempio sono settimanali o mensili, ovviamente sempre in un anno, il valore limite da proporre è fissato considerando il range indicato come BATAEL nelle BAT conclusion. Per le emissioni in acqua di ulteriori inquinanti non indicati nelle BAT conclusion e quindi riferiti a parametri aggiuntivi proposti con i criteri che abbiamo visto anche prima, si fa come riferimento le tabelle dell'allegato 5 del 152. Per le emissioni in acqua che scaricano invece su suolo o per i casi in cui non è definito un BATAEL per lo scarico in fognatura o in corpo idrico superficiale, restano valide ovviamente le modalità e i limiti del 152 delle norme regionali. Vedete l'asterisco su BATAEL nella prima e nella seconda casistica perché l'unica eccezione in cui non deve essere applicato il BATAEL è quando il valore inferiore del range è superiore al limite del 152. A quel punto dovrà dare il limite del 152 perché ovviamente la normativa nazionale non può essere derogata. Inoltre si ricorda che, tenuto conto delle disposizioni del 152, possono essere previsti tempi di campionamento inferiori a quelli previsti dal BATAEL, con indicazione però specifica nell'AIA. Come infine per la proposta del valore limite di emissione all'interno del range relativo
Cosa bisognerà tenere conto? Beh, bisogna tenere conto sicuramente della sensitività dell'ambiente circostante, eventuali vincoli legati alla programmazione locale, e differenziare tra nuove e esistenti installazioni. In particolare si indirizza a proporre per le installazioni esistenti il limite superiore del range di definizione dei BATAEL, salvo la presenza di esigenze ambientali ovviamente giustificate, mentre per le installazioni nuove un valore compreso nel range dei BATAEL. Il secondo obiettivo del documento era quello di proporre dei criteri per la definizione del piano di monitoraggio e controllo relativamente alla frequenza di monitoraggio, ai tempi di riferimento e pertanto sono stati presi alcuni, diciamo, in considerazione alcuni fattori che devono essere sempre tenuti conto prima di definire un piano di monitoraggio e controllo. Sicuramente la conformità con le condizioni di monitoraggio riportate nelle BAT conclusion, la conformità con gli obiettivi di monitoraggio stabiliti nel BREF monitoring e poi il rapporto con gli obblighi legati al monitoring data quality assurance, ad esempio la 14181 per gli ISME piuttosto che l'accreditamento del laboratorio e i metodi di campionamento. La linea guida quindi propone di suddividere i parametri e gli inquinanti in determinate categorie. Sicuramente i parametri di processo che sono indicati nelle BAT conclusion e quelli vanno prescritti, vanno seguiti come riportati nelle BAT conclusion, inquinanti indicati nelle BAT conclusion e pertinenti al ciclo produttivo e si rimanda quindi alle BAT conclusion. Inquinanti non presenti nelle BAT conclusion ma ritenuti pertinenti comunque per il ciclo produttivo. Nuovi inquinanti ed emergenti sono quelli sito specifici e poi gli inquinanti non rilevati come non pertinenti al ciclo produttivo per i quali si ritiene che non debba essere richiesto il monitoraggio. Per quanto riguarda le frequenze di monitoraggio si è pensato di dividere anche in questo caso in diverse casistiche, quindi i parametri delle BAT conclusion verranno ovviamente monitorati con la frequenza da BAT conclusion, per i parametri non indicati nelle BAT conclusion, tenendo conto però della possibilità di utilizzare il campione che viene utilizzato per verificare i parametri di cui alle BAT conclusion, si ritiene che possa essere utilizzato lo stesso identico campione. Questo ovviamente porterebbe a una non duplicazione del piano di monitoraggio e del campionamento da parte del gestore. Ovviamente queste frequenze sono soggette a essere riviste durante l'iter dell'autorizzazione. I tempi di riferimento sono stati anche qui divisi in casistiche, misurazioni continue a lettura continua e quindi pensate a un conduttimetro piuttosto che un pH-metro, quindi la misura viene effettuata direttamente. Misurazioni continue estrattive, pensate allo SME delle emissioni in atmosfera, quindi ho un prelievo continuo. E poi vabbè, le classiche misure periodiche che vengono effettuate. Per quanto riguarda le metodiche analitiche, beh, se i parametri derivano dalle BAT conclusion, ovviamente i metodi analitici dovranno essere quelli riportati nelle BAT conclusion. Se invece il VLE non è discendente dal BATAEL, si rimanda agli interventi prossimi che sentirete, e in particolare all'appendice 1 del documento, il contenuto minimo del piano di monitoraggio e controllo. E per concludere, l'analisi della conformità come dovrebbe essere fatta, sono stati dati dei criteri univoci per definire quando si può dare una conformità e quindi qual è il primo criterio? Utilizzare il tempo di riferimento per tutti uguale. Ovviamente bisogna riferirsi al VLE e quindi derivato dal BATAEL e quindi alle BAT conclusion. Le condizioni di riferimento devono essere sempre riportate in autorizzazione, perché se non andiamo dalla pressione, la temperatura piuttosto che la concentrazione di ossigeno abbiamo dei dati che non sono ovviamente confrontabili. E poi le regole decisionali che indicano le modalità dell'utilizzo dell'incertezza di misura dell'analisi di conformità o non conformità e l'approccio adottato in relazione alla detrazione dell'intervallo di confidenza. Noi vi ringraziamo, il sottogruppo interagenziale ha prodotto questa linea guida che speriamo a breve possa essere pubblicata. Sì, sì. Grazie. Grazie Nadia, sei stata nei tempi. Sicuramente il lavoro, ecco, che hai proposto, un lavoro penso, credo, di estremo interesse, perché soprattutto per il sistema privato, perché propone
fa la sintesi di come il sistema agenziale, diciamo, fa le proposte all'autorità competente, quali sono i criteri e le modalità. Quindi su questa linea guida sicuramente ci può essere attivato un confronto, nel senso che questa linea guida è adesso all'esame delle autorità competenti del Ministero per le osservazioni, quindi l'hanno presentata, ma ci saranno ulteriori occasioni anche di confronto e su questo ci auguriamo che ci siano. Adesso, se possiamo, do la parola se non ci sono domande, ecco, diciamo, su questo, anche perché, prego. Giusto una curiosità, è interessantissima la presentazione, soprattutto l'ultima slide, quella legata alla definizione dell'incertezza e il valore limite legato all'incertezza, come devo considerare l'incertezza, che è sempre abbastanza nebuloso. Nel caso in cui l'inquinante non sia nelle BAT, non sia prescritto dalle BAT, il primo punto che dice ci riferiamo al valore di BAT per dire se siamo o non siamo conformi, come lo risolviamo questo punto? Cioè, se l'inquinante, inizialmente lei ha detto, se il limite non è un limite da BAT, ci possono comunque essere dei criteri che vengono dati, ma come ci comportiamo se non c'è il valore limite in BAT? Allora, su questo noi abbiamo aperto il confronto ovviamente con il Ministero, perché se non ho il limite da BAT, prima di tutto devo verificare perché voglio dare quel valore limite. Okay. È veramente pertinente col ciclo produttivo, perché se non fosse pertinente col ciclo produttivo devo chiedermi perché vorrei che il gestore... Mi riferivo a un inquinante emergente, per esempio, no? Su questo secondo me va coinvolta davvero ancora una volta le parti, quindi certo. I tecnici, il privato, l'università. Sì, questo sicuramente, questo sì. Grazie alla professoressa Sironi che ha accolto nel segno, diciamo, il confronto che ci dovrebbe essere, che cui noi ci auguriamo, ecco, siamo aperti a questa. È bene poi attivare con associazioni di categoria, con portatori di interesse i vari confronti sulle quelle che possono essere poi l'interesse ad analizzare determinati parametri pertinenti, quindi già tutto nasce su questo, diciamo, perché il sistema autorizzativo si incentra proprio sulla pertinenza del composto, del parametro da analizzare e da monitorare. Grazie, io se non ci sono altre domande passerei all'argomento successivo, che in cui il collega dottor Bertario, insieme, diciamo, poi con un rappresentante di un gestore di rilevanza nazionale, analizzerà, diciamo, quello che è la valutazione di una BAT, di una migliore tecnica disponibile, vista dal punto di vista di fattibilità economica, perché anche questo dobbiamo analizzare, diciamo. Cioè, noi ci troviamo in un periodo storico in cui stiamo superando un periodo critico, diciamo, di crisi economica, di crisi sociale dovuta anche alla pandemia, e dobbiamo essere anche pronti a valutare quelle che possono essere, diciamo, le esigenze del sistema produttivo in una visione, cioè, certamente sempre, diciamo, a tutela dell'ambiente, però con una visione, diciamo, di fattibilità e di attuazione pragmatica di quelle che possono essere le migliori tecniche disponibili. Prego Pierpaolo. Allora, buongiorno. Anche te, se per cortesia puoi ridurre il più possibile il tuo intervento, anche se mi dispiace poter limitarti. Allora, buongiorno, sono Pierpaolo Bertario, collaboro con il servizio Valtech. Oggi, diciamo, si verrà presentata quella che è la valutazione di un abbatto di un progetto economico attraverso modelli di finanza circolare. Diciamo, i relatori sono io e poi interverrà anche il settore privato con un esempio relativo al CSS. Ringrazio anche Marco Ostovic di ARPA Veneto, con il quale stiamo interagendo per far partire, diciamo, quella che è un potenziale studio e future attività. Allora, innanzitutto, partiamo dal discorso dell'economazione. La definizione dell'Unione Europea dice praticamente che i nuovi processi di economazione industriale portano maggiore conoscenza dei processi, produzione di materiali innovativi, quindi maggiore know-how nella gestione dei processi e gestione delle sostanze chimiche, maggiore flessibilità dei sistemi. L'economazione è in continua evoluzione, adesso come non mai si cerca una
c'è quella che è un'eterogeneità di processo, nel senso che anche con l'economia circolare la cosa fondamentale dei processi è quella legata alla flessibilità impiantistica processuale, cioè in grado, ad esempio vedremo dopo con le centrali termoelettriche, di produrre energia elettrica con vari input, varie tipologie di input, e quindi si cerca sempre, diciamo, il fattore vincente dell'impresa di oggi è la flessibilità, perché abbiamo un mondo che è in continua evoluzione. Cosa succede? L'obiettivo del settore privato qual è? Andiamo a vedere gli obiettivi del settore pubblico, del settore privato, della società, e vediamo quali patti comuni abbiamo. Quindi la massimizzazione delle performance economiche e finanziarie per il settore privato mira all'utile, all'occupazione, alla penetrazione del mercato, a quella che è la persistenza dell'impresa nel lungo termine. La massimizzazione della accettabilità sociale sia in termini aziendalistici, immagine, sia in termini di impianto in loco. Infatti, diciamo, la parte legata all'accettabilità è fondamentale, perché le persone diventano, diciamo, parte di un processo comune, stanno diventando, adesso non tanto, ma la tendenza sarà quella di avere maggiore partecipazione, che ci sia maggiore partecipazione da quelli che sono gli individui. Massimizzazione delle performance ambientali, chiaramente legate sia a un discorso relativo a quelle che è la normativa, quindi dover seguire delle normative, sia un discorso legato, che adesso si comincia ad avere, che molte volte la massimizzazione delle performance ambientali coincide con un abbattimento di costi, quindi con un incremento delle performance ambientali. Oggi, come non lo era ieri, ci si è accorti di questa cosa. E massimizzazione del know-how e della flessibilità, perché maggiore conoscenza delle sostanze chimiche anche in fase di produzione di contaminante genera una maggiore conoscenza anche sulle quelle che sono le variazioni chimiche in fase processuale, anche per il processo vero e proprio dell'impianto a livello produttivo. L'obiettivo del settore pubblico qual è? La massimizzazione del benessere sociale, l'incremento della qualità della vita sul territorio, la minimizzazione degli impatti ambientali e industriali, chiaramente, e la massimizzazione delle performance economiche. Perché? Perché in realtà abbiamo un collegamento. Il pubblico è tendenzialmente legato anche al privato, perché attraverso le entrate derivate il privato comunque alimenta quello che è la struttura pubblica e le funzioni pubbliche, anche di protezione dell'ambiente. Quindi, paradossalmente, indirettamente noi siamo legati al privato, alla produzione. Più abbiamo una produzione, un PIL alto, una produzione attiva, florida, maggiori sono anche le entrate da parte del pubblico da investire nell'incremento delle performance, come ci dice la direttiva IED. La direttiva IED, uno dei capisaldi è quella dell'incremento costante delle performance ambientali. Quindi, visto questo come primo obiettivo, è una continua trasformazione e una continua ricerca della minimizzazione degli impatti. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo settore privato, settore pubblico e la società. In realtà, in primis, un gestore di un impianto, un funzionario, un tecnico di ISPRA, di ARPA, che cos'è inizialmente? È un individuo. La qualità dell'ambiente è per tutti, noi la testiamo tutti quando andiamo al mare, un mare pulito, un ambiente pulito, un territorio che non è contaminato, è chiaramente l'obiettivo di tutti. Quindi in primis siamo individui su un territorio. Allora, innovazioni sostenibili, valutazione sostenibilità potenziale di lungo periodo. Adesso cominciamo a vedere quali sono le innovazioni tecnologiche sostenibili e come valutarle. Come valutarle per il benessere sociale. Quindi l'interazione, passiamo da un sistema lineare a un sistema, stiamo passando a un sistema complesso. Sì, su questo poi dopo, diciamo, lasceremo spazio a breve, diciamo, sì. Un'esperienza che è quella di Enel produzione sul sito Esatto. Perché questo? Perché diciamo, l'idea, diciamo, quello che avverrà a breve sarà quello di mettere in rete più informazioni che si intersecano. Perché il sistema vince? Il sistema vince tendenzialmente perché incrementiamo a livello proprio matematico quelle che sono le economie di sistema, le economie di scala, quelle che, diciamo, che prima venivano chiamate economie di scala, diciamo, oggi in questo contesto vengono chiamate economie di sistema. Se in determinati casi ho un impianto che mi recupera un rifiuto che altrimenti dovrebbe essere gestito da quello che è un ente locale o comunque da quello che è il settore pubblico, chiaramente nel lungo periodo a livello di bilancio, se noi andiamo a controllare i bilanci anche dello Stato, ci sono delle voci relative alla salvaguardia ambientale,
se il settore privato mi elimina quella gestione del rifiuto, mi si vanno a detrarre quelle che sono le spese future per la gestione di quel futuro, di quel rifiuto, e quindi si parla di una gestione tendenzialmente cogenerativa, come per l'energia. Da una fonte io produco due tipologie di energia, e così a livello finanziario io posso da una radice sfruttare, far nascere due alberi, due fonti. Dove devono investire lo Stato e gli enti locali? Perché questo? Perché noi abbiamo da una parte il privato che lo Stato che prende le entrate derivate attraverso le tasse da privato, dall'altra parte lo Stato ha come funzione l'innovazione industriale, lo sviluppo l'incentivo e la promozione dell'innovazione industriale attraverso dei fondi. Quindi la prima regola è quella di far sì che questi finanziamenti siano puntuali, cioè che siano diretti a quello che è un investimento che porta beneficio nel lungo periodo, non nel breve periodo, perché nel breve periodo è facile calcolare, quindi nel business plan quella che sono le entrate e i benefici ambientali ed economici nel lungo periodo. Questa è una formula base della valutazione del TIR, tasso interno di rendimento. Noi quando andiamo a fare un progetto finanziario, a investirlo, che cosa facciamo? Facciamo la sommatoria di quelli che sono flusso endogeno ed esogeno all'impresa, mentre prima noi andavamo a valutare solamente le variabili che erano intrinseche all'impresa, adesso valutiamo anche quelle esterne, perché ad esempio adesso io direi, comunque, siccome purtroppo abbiamo un tempo, direi di lasciare la parola a un esempio pratico, diciamo. Sì, allora, esempi pratici ce ne sono tanti nel Veneto, il CSF. Un esempio pratico che è stato sperimentato, diciamo, anche noi come attività istruttore di controllo, sì, in Veneto, che è un'AIA di competenza statale, diciamo, che sì, adesso però ha avuto molteplici trasformazioni, però è un esempio virtuoso, quindi lasciamo la parola al rappresentante di Enel Produzione. Grazie Pier Paolo. Salve, buongiorno sì, a tutti. Un pochino più vicino? Sì. Sì. Grazie di intervenire, perché grazie a voi. In questa modalità attiviamo un interscambio e un confronto con il sistema privato, diciamo. Questa piazzetta, questo luogo, la fiera proprio deve essere lo strumento per conoscerci, ma anche per confrontarci. Quindi lei, diciamo, in questo momento può ben esprimere e anche esporre quella che è stata l'esperienza, diciamo, all'interno del sito produttivo di Enel Fusina. Certo, dicevo, buongiorno, mi presento, mi chiamo Tonti Pier Giorgio, sono di Enel. Fino a alcuni mesi fa, ero responsabile della centrale di Fusina, adesso sono stato sempre all'interno dell'azienda Enel in un'altra attività. Mi occupo in realtà poi adesso di trasformazione carbone, trasformazione del carbone, diciamo così. Volevo presentarvi questa esperienza fatta a Fusina. Fusina è una centrale a carbone con quattro gruppi metallizzati, di alta tecnologia direi, nelle quali nel passato è stato sperimentato, e ancora di recente lo è, un connubio forte fra il pubblico e il privato. Il pubblico, inteso nel senso più generale, aveva un'esigenza e ha ancora un'esigenza nel 98, più o meno quelli sono gli anni, il problema dei rifiuti. Problema dei rifiuti che a questo punto qui è un problema che incide sulla comunità, incide sul sistema territorio, che la lungimiranza, l'attenzione che c'è stata è stata quella di pensare, di utilizzare, di bruciare questi rifiuti, una parte chiaramente di quella bruciabile dei rifiuti, nella centrale di Fusina, che è una centrale a carbone. Centrale a carbone che è una centrale oggi, ma anche ieri, che aveva tutti gli impianti di ambientalizzazione più efficienti, più importanti esistenti. Riguarda gli NOx piuttosto di SO2, SOx o le polveri, e quindi nel 98 c'è stato un accordo tra il pubblico e il privato di portare avanti un progetto che è stato quello, poi è stato attuato nel 2003-2004, progetto di bruciare, nel passato si chiamava CDR, combustibile da rifiuti, poi oggi CSS, combustibile solido secondario, all'interno della centrale di due gruppi, di Fusina, di due gruppi a Fusina, che sono i più grossi che c'erano in quel momento lì.
è un'esperienza che è andata avanti, è andata e si è conclusa, poi vedremo la slide successiva, di recente per un problema appunto di decarbonizzazione, però volevo farvi vedere un po' quali erano i benefici che sono stati, perché chiaramente un beneficio sulla comunità, ovviamente bruciare i rifiuti piuttosto di smaltirli porta a dire minore costo nella bolletta proprio dello smaltimento del rifiuto. Un altro beneficio è quello che questo rifiuto bruciato in questo modo, sempre in modo altamente tecnologico, non va a finire in discarica, quindi il problema delle discariche, che oggi è ancora più sentito, era già sentito tempo fa. Il sistema comunque ha permesso di contribuire alla riduzione delle CO2 e anche produrre dell'energia elettrica per quanto riguarda fonti rinnovabili, perché il CSS è considerato una forma rinnovabile. È stato possibile bruciare questi rifiuti in una centrale che, come dicevo prima, è altamente tecnologica, quindi con tutte le varie impiantistiche più importanti, più sofisticate che al momento, ma nel passato, ma anche oggi c'è, e soprattutto avevamo anche già un sistema di controllo delle emissioni già forte, già presente. È chiaro che per bruciare CSS abbiamo dovuto anche incrementarlo con la misura delle diossine piuttosto del mercurio. E pertanto questi sono un po' i fattori chiave che hanno portato a questa decisione qua. E ci sono alcuni dati, adesso qui non sono presi proprio dal sito di Veritas, che è la società che controlla Ecoprogetto, che è quella che produceva e produce CSS. Se vediamo da una frazione secca, da una frazione raccolta di Venezia, la provincia di Venezia, di circa 580.000 tonnellate di rifiuti raccolti, tolta la differenziata, che quindi viene recuperata, si arriva a un pacchetto di 170 circa tonnellate di rifiuto. Da questo qui una parte di questo si può andare a scegliere qual è la parte che si può bruciare, che si può appunto il CSS, che è un combustibile che ha un buon potere calorifico, e siamo intorno a, dico unità di misure vecchie, chilocalorie, siamo intorno a 4.500 chilocalorie, confronto a un carbone che ne ha 6.000, ne ha. Ovviamente la centrale aveva una serie e ha una serie di prescrizioni di utilizzo che non sono banali, no? Non si può bruciare più del 5% per esempio il contenuto termico della quantità di carbone, e bisogna fare un continuo monitoraggio delle diossine, continuo 24 ore su 24, dicevo prima il mercurio, parametri più restrittivi rispetto alle emissioni che la centrale carbone ha, adesso dico dei numeri così, ma proprio a macro, no? Invece di 200 a suo tempo, invece di 200 milligrammi al metro cubo di NOx si passava a 185, le polveri da 20 mi sembra si passava a 18, insomma che oggi sono ancora più restrittive perché con l'ultima emissione delle aree che c'è stata in questo periodo qui sono state ulteriormente ridotte, sono state, però dopo quella volta insomma, che comunque stiamo parlando di 13 anni fa, 14 anni fa, nel 2004, era un momento abbastanza importante, era con restrizioni insomma significative. Andavo avanti solamente per dire, poi per non rubare questo caperfetto, cosa è successo? È successo, come sappiamo, no? NEC ha portato come nazione ad un risvolto della visione per quanto riguarda il futuro della produzione di energia elettrica, o quantomeno in generale il contenimento del cassera CO2, e pertanto la centrale di fusione è entrata nel pacchetto della decarbonizzazione, quindi di fatto il costo della CO2 piuttosto del carbone, la decarbonizzazione ha portato ad una minore produzione di energia elettrica da carbone, e poiché il CSS è una componente che non è prioritaria nell'utilizzo, ma il prioritario è il vendere l'energia elettrica in rete, e ovviamente la centrale funziona pochissimo, pertanto il produttore di CSS Ecoprogetto non è stato più in grado di fornire il CSS in modo così estemporaneo nel momento in cui non ne avevamo bisogno, perché adesso per non entrare nei dettagli, però il CSS deve essere prodotto con una filiera ben precisa, norma UNI ben precisa, cioè non si può utilizzare all'occorrenza, bisogna produrlo e utilizzarlo in modo continuo, si può stoccare ma non neanche all'infinito. Grazie. Nient'altro, questo qui era un po'. Grazie della sua testimonianza, è stata, ricordiamo bene, questa esperienza che ormai purtroppo le alcuni che sono qua, sì. Alcuni che sono qua, sì, la conoscono probabilmente meglio di me. Sì, infatti, approfittiamo anche della presenza per salutare il direttore del Dipartimento Valutazione e Controllo, ingegner Pini, che è stato proprio anche il commissario di riferimento nella prima autorizzazione integrata ambientale che è uscita nel 2008-2009. Diciamo,
e quindi anche noi come appartenenti ad ISPRA, al sistema agenziale, c'è stato un proficuo confronto proprio sull'applicazione delle migliori tecniche che abbiamo visto negli anni, e quindi è un esempio virtuoso, diciamo, di sinergia tra il sistema pubblico e il sistema privato, che poi speriamo che, diciamo, che questi esempi possano ripetersi in altre situazioni. Quindi la nostra auguro, il nostro auspicio, diciamo, è che situazioni, diciamo, di sviluppo possano essere intraprese, e che quindi anche il sistema agenziale sia pronto per poter, diciamo, interagire a supporto sempre delle autorità competenti. Prego, diamo la parola un attimo all'ingegner Pini. Prego. Se non vi rubo molto tempo, sono incuriosito, volevo solo porre una domanda. Io ho vissuto tutta la fase autorizzativa di questo processo. Io ero in conferenza di servizi quando si approvò. Allora fui incuriosito da un aspetto di cui discutevamo con i colleghi, cioè il fatto che aver fatto passare una gestione dei rifiuti che passava attraverso l'incenerimento, no? Ma averlo fatto, ed era in quel momento per il territorio, cioè per le autorità, c'era il sindaco allora Cacciari, era in conferenza di servizi, che era molto a favore di questa soluzione, era una soluzione importante per il territorio, per la gestione dei rifiuti del territorio, quindi una soluzione virtuosa. Non ebbe grande opposizione pubblica, e questo era sorprendente, perché allora se la sola parola inceneritore avrebbe determinato. Ecco, la mia curiosità, perché poi non ho seguito tutta la storia fino, ahimè, alla conclusione che è arrivata lo scorso anno, c'è stata sempre poi questa accettazione sociale tranquilla di questa gestione di rifiuti? Sì, direi, cioè, la gestione, anzi, in questo momento, parlo dell'anno scorso perché non certamente del 2021, il fatto che noi abbiamo ridotto la produzione, quindi di conseguenza abbiamo non utilizzato il CSS, è stata proprio una delle azioni del territorio fatte verso il pubblico nel cercare di trovare delle soluzioni di continuità per continuare. Però purtroppo le soluzioni, la normativa non ce lo permetteva, ma anche proprio il PNIEC non ce lo permetteva, però sicuramente non sto parlando delle organizzazioni sindacali, che chiaramente c'è anche un problema di occupazione, sto parlando della comunità. La comunità sul territorio assolutamente, proprio sì, proprio forti a volere, a chiedere, che però non siamo riusciti, c'è proprio un connubio non del pubblico e privato, ma proprio della comunità col pubblico e privato. Grazie, è un'esperienza molto, diciamo, significativa, grazie della testimonianza. Purtroppo dobbiamo limitare, diciamo, l'intervento per dare spazio anche agli altri colleghi. Io a questo punto, ecco, chiamerei, diciamo, il collega ingegner Romano Ruggeri, con anche i colleghi, diciamo, penso che soltanto tu esporrai, diciamo, no? Sì. Per quanto riguarda il quadro di riferimento sul piano di monitoraggio e controllo, anche su questa è una tematica, diciamo, che come sistema ci preme particolarmente, perché il piano di monitoraggio e controllo è un documento che viene elaborato su una proposta del gestore, però poi in quest'ambito, diciamo, il sistema agenziale, cioè sia ISPRA che le agenzie, danno il loro contributo, un contributo, diciamo, pragmatico a quella che deve essere, diciamo, l'attività di autocontrollo, diciamo, rivolta nei confronti del gestore. Il documento, diciamo, di piano di monitoraggio e controllo è uno strumento cardine, diciamo, per poter attuare, diciamo, le verifiche e dare anche. Il futuro dovrebbe essere quello di un maggior coinvolgimento, sia, diciamo, dei portatori di interesse, cioè come a parte aziendale, ma anche nei confronti dei cittadini, perché è la prova, diciamo, rappresenta l'evidenza, diciamo, dell'attuazione del rispetto dei vincoli imposti dalla parte autorizzativa. Scusami se ti ho rubato qualche minuto, prego Romano. Hai fatto bene, perché non riuscivo a trovare il modo di proiettare. Io sono Romano Ruggeri, sono di ARPA Sardegna, sono funzionario di ARPA Sardegna. Questa presentazione l'abbiamo realizzata con i colleghi Anna Maria e Roberto, ma ringrazio anche
prima di iniziare, Daniela Cescomp, che è stata un po' l'anima di questo, diciamo, sottogruppo. Presento uno dei prodotti ancora in fase, diciamo, di ufficializzazione, che è la nuova linea guida sul piano di monitoraggio e controllo, non ancora ufficializzata, è in questo momento all'esame del Ministero, credo, quindi sta facendo un passaggio successivo a quello del Consiglio. Il piano di monitoraggio e controllo è, diciamo, uno strumento che viene utilizzato dal gestore e dal pubblico per verificare la conformità, ed è uno strumento che può essere utilizzato, che viene utilizzato in questa, diciamo, visione nuova anche di effettuare e di intendere il sistema dei controlli. Non più un sistema, diciamo, prescrittivo, ma un sistema che prova, un sistema ispettivo che prova a verificare se in qualche modo il gestore è in grado di regolare, si sente? Sì. Se il gestore è in grado di regolare la propria attività produttiva, cioè in grado di correggersi in maniera autonoma. Quindi un punto di vista, quello ispettivo, un po' differente, che si mette un po' all'esterno del ciclo produttivo e dell'attività del gestore, prova a vedere se il gestore stesso è in grado di autoregolarsi. Questa è un po' la sfida. Questo ovviamente fa molto affidamento sul fatto che la responsabilità del controllo sia soprattutto sulle spalle del gestore stesso, prima che del pubblico. E il piano di monitoraggio è chiaramente uno degli strumenti che il gestore utilizza per questa verifica. È una scelta un po' obbligata. Se guardiamo i numeri del rapporto delle ispezioni ambientali, sono, per quanto il sistema si sia prodigato, ma è chiaro che sono impietosi, nel senso che le ispezioni vengono condotte, se parliamo di ispezioni AIA, più o meno al 30%, sul 30% di un numero complessivo. Questo semplicemente sta a dire che non possiamo fare affidamento per regolare l'impatto del mondo AIA produttivo sui controlli che vengono effettuati dall'autorità di controllo. È necessario condividere questa responsabilità. Il gestore, così come in una matriosca, l'ho identificata così, deve prendersi la sua fetta di responsabilità, e lo fa attraverso degli strumenti che ha a disposizione. Le BAT conclusion, ormai tutte le BAT conclusion mettono come BAT numero uno il sistema di gestione ambientale. Sistema di gestione ambientale vuol dire darsi una regolamentazione interna che dovrebbe avere all'interno del suo nucleo quello che viene chiamato il compliance management system, cioè una parte del sistema di gestione ambientale che è volto a garantire e a verificare la conformità alle prescrizioni autorizzative, alle norme ambientali dell'impresa. All'interno di questo sistema di verifica, il piano di monitoraggio e controllo è lo strumento che il gestore utilizza per rappresentare anche all'esterno le proprie performance e la propria conformità. SNPA fa la sua parte, lo fa anche sugli autocontrolli del gestore. Questo perché? Sia perché la verifica degli autocontrolli è di per sé stessa una forma di ispezione, così come da definizione del 152, quindi l'ispezione non è soltanto andare all'interno dell'impianto, l'ispezione è anche fare una verifica degli esiti degli autocontrolli dei gestori. E anche all'interno della 132, della legge istitutiva SNPA, c'è prevista come compito istituzionale la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente. Attorno al piano di monitoraggio e controllo ovviamente ruota un mondo, sia per il gestore, per il pubblico che per il privato, perché si producono una mole di dati che possono essere utilizzati in tantissimi modi per fare delle analisi di sistema, ad esempio su particolari cicli produttivi, per formare i propri operatori, per creare dei database informativi, per semplice trasparenza e comunicazione anche all'esterno delle performance ambientali. E anche poi c'è l'aspetto della gestione delle non conformità, la valutazione delle performance e il reporting, che è come
espongo all'esterno o all'autorità competente queste informazioni. Quindi il piano di monitoraggio e controllo, se vogliamo, e il report che ne consegue, è una specie di patto tra il pubblico e il privato. È un accordo in cui si decidono insieme gli strumenti per autoregolarsi e per controllarsi. E il reporting è lo strumento che viene restituito all'autorità di controllo, in cui si dà atto di quello che è stato fatto, non solo in termini di misurazione. E questo ce lo dice molto chiaramente il brief monitoring. Quando parliamo spesso di monitoraggio si fa sempre riferimento un po' alla misura, a qualcosa che devo misurare e andare a verificare con uno strumento. Monitoraggio in realtà è molto altro, è valutare le performance, è capire le cause delle anomalie, è l'insieme delle manutenzioni sui miei strumenti, segnalare le emissioni anche agli inventari, come ad esempio le PRTR. Quindi i dati che raccolgono servono a una molteplicità di cose. Probabilmente anche noi come SNPA, presi magari molto spesso dall'ordinario, anche noi ci si limita a vedere siamo sopra o siamo sotto un limite, senza magari sfruttare il potenziale di tutti questi dati che vengono raccolti, che dovrebbero essere messi a sistema come minimo. Molto spesso anche il database informativo in questo è molto carente. C'è un aspetto che segnalo poi nel brief monitoring che è molto interessante e riguarda anche una metodologia, diciamo, di valutazione del rischio per definire anche delle frequenze di monitoraggio. Penso capiti a tutti molto spesso, controllo sul rumore, 2, 3, 4 anni, si fa un po' un tanto al chilo a volte su alcune frequenze. In realtà ci dà il brief monitoring un metodo per valutare delle classi di rischio a cui associare delle frequenze, che dovrebbero essere applicate per essere anche il più oggettivi possibili. Quindi per noi questa linea guida che il sistema SNPA sta proponendo è uno strumento che noi vediamo molto in linea anche con la strategia europea, la Environmental Compliance Assurance, cioè come la comunità europea intende promuovere la conformità ambientale. Lo fa attraverso tre step: promuovere la conformità, verificarla e poi l'ultimo passo è l'enforcement. Allora, è uno strumento che promuove la conformità perché? Perché è uno strumento per i gestori, è uno strumento per gli operatori, in cui sanno che le regole diventano chiare per tutti, omogenee per tutti, sanno cosa si aspetta l'autorità competente e sanno quali sono le matrici su cui dovrà sicuramente lavorare. È uno strumento poi a disposizione degli enti di controllo che chiaramente mira a garantire uniformità. Avere un piano di monitoraggio e controllo con obblighi di monitoraggio differenti in termini di matrici, in termini di frequenze, in termini di parametri, di metodiche, significa cambiare le carte in tavola, significa far pagare complessivamente il costo di misurazione della performance ambientale a gestori che sia tra regione e regione ma anche tra Stato e Stato diversi, e quindi si traduce anche in un impatto economico differente per le agenzie. Quindi la linea guida è fondamentalmente volta a garantire uniformità sulle matrici da indagare, sulle frequenze, sulle metodiche. Perché abbiamo deciso di aggiornarlo? La linea guida a cui tutti abbiamo sempre fatto riferimento, pubblico e privato, per strutturare il piano di monitoraggio e controllo, è la linea guida sul contenuto minimo del 2007 sviluppata da ISPA e dal sistema. Sono passati ormai 14 anni, nel frattempo è successo di tutto, c'è la nuova direttiva sulle emissioni industriali, il 152 è cambiato, c'è il Green Deal che mette un focus su nuovi aspetti che sono anche quelli dell'economia circolare, c'era la necessità di aggiornare le metodiche e anche quella di facilitare e omogenizzare il reporting, cioè le modalità in cui queste informazioni sono restituite. La direttiva IED stessa, quella sulle emissioni industriali, ci dice tante cose che devono essere contenute a livello di monitoraggio nelle autorizzazioni, ci dà tanti spunti, diventa obbligatorio inserire frequenze e le procedure di valutazione, quindi ci dice tante cose che devono essere poi declinate nei piani di monitoraggio e controllo e nelle autorizzazioni.
In breve, non vi esponiamo tutta la linea guida, ma soltanto dei flash su alcuni, diciamo, contenuti che è stato necessario aggiungere per tutto quello che è successo in questi 14 anni. Ad esempio, una nuova sezione che è stata aggiunta è quella sul monitoraggio delle emissioni d'origine. Tante bad conclusion parlano di piani di gestione degli odori. C'è un nuovo articolo del 152, il 272 bis, che tratta dell'emissione d'origine, le definisce, quindi è un nuovo mondo che in qualche modo doveva essere a trovare la sua collocazione nel piano di monitoraggio e controllo. Il monitoraggio del suolo e delle acque, allo stesso modo, la direttiva, il 152, danno degli obiettivi minimi di monitoraggio di suolo e acque anche in relazione agli esiti della relazione di riferimento, e qui sono stati dati una metodologia anche sul monitoraggio diretto e indiretto, quindi sono state date delle indicazioni. Abbiamo voluto anche un po' calcare la mano sulle informazioni sugli NWS e i sottoprodotti, sia prodotti da impianti di recupero o da impianti industriali se per i sottoprodotti, ma anche in ingresso, cioè nuovi prodotti che sostituiscono materiali vergini. C'è il discorso del monitoraggio in continuo delle emissioni, che diventa più cogente con le bad conclusion, che spesso richiedono dei monitoraggi in continuo, e abbiamo posto l'accento anche sulla necessità di monitorare dei flussi emissivi, quindi non limitarsi alle concentrazioni ma anche avere indicazioni sui flussi di massa. Abbiamo provato a chiedere informazioni anche proprio sul sistema di gestione ambientale, per come abbiamo detto prima, per avere delle informazioni su come se il gestore è in grado di autoregolarsi, ad esempio verificando l'esistenza di audit interni, la possibilità di aver in qualche modo individuato criticità e averle risolte. Abbiamo proposto degli indicatori per monitorare la circolarità dell'impianto, e questa è una sezione nuova. Abbiamo aggiornato le metodiche, che sappiamo essere sempre in evoluzione, però abbiamo rifatto, diciamo, un punto zero con le metodiche attuali. Abbiamo prodotto un format Excel per la reportistica, abbiamo preso da un'esperienza già acquisita da diversi anni da ARPA Veneto, ci siamo permessi di attingere a questo documento, ma abbiamo, diciamo, un file Excel che può essere utilizzato da tutti in maniera uniforme per restituire le informazioni. E poi abbiamo richiesto dei maggiori dettagli informativi sui rifiuti in ingresso, sulle caratterizzazioni di base, su come le informazioni devono essere restituite all'interno dei rapporti di prova, perché questo è un punto su cui, insomma, si è sempre ampiamente dibattuto, ho richiesto anche delle linee guida sulla classificazione. Questo è quanto, ringrazio i miei colleghi, speriamo che il documento possa uscire presto ed essere messo a disposizione del pubblico e anche del privato. Grazie. Grazie Romano per aver chiaramente esposto una tematica così, diciamo, complessa, ma che è lo strumento essenziale per rivolgersi verso, diciamo, il privato, verso i gestori. Indubbiamente, ecco, hai messo in evidenza, diciamo, per esempio il problema della reportistica e di tutta la banca dati. È essenziale portare avanti, diciamo, un'omogeneità, anche di restituzione del dato, per poter renderlo fruibile anche per future valutazioni, censimenti. Su questo poi, ecco, sulle attività di Esio, se non ci sono domande su questa tematica, indubbiamente ci sarebbe da attivare proprio uno specifico meeting, perché, diciamo, se non ci sono domande da parte degli intervenuti, io passerei sempre all'intervento successivo, perché altrimenti sennò non diamo dignità a tutti, diciamo, i colleghi che oggi hanno dato la loro disponibilità. Quindi do la parola, diciamo, alla collega di ARPA Emilia Romagna, diciamo, la collega ingegnera Adelio Monaco, che poi io ringrazio particolarmente, perché l'evento di oggi nasce dal suo suggerimento, e lei che in qualche maniera
ci ha suggerito, diciamo, di poter avviare e intraprendere un percorso di confronto anche con tutto il sistema privato, proprio partendo dai prodotti e dalle attività che noi facciamo, in maniera tale da manifestare la nostra piena apertura come sistema, anche con l'interazione, diciamo, del mondo universitario al sistema privato. Prego Adele. Grazie. Grazie Fabio, grazie a tutti per essere qui. Sì, abbiamo proprio voluto questa giornata, come diceva Fabio, per poter presentare le attività che stiamo facendo come sistema. Un po' più vicino a lei, così si sente. Un piccolo problema, non so se... Forse si vede adesso, ecco. Proprio per potervi presentare questo triennio di lavori, che è stato un triennio abbastanza intenso, forse anche a causa del Covid, che ci ha permesso di lavorare molto di più su questi tipi di strumenti e di documenti rispetto alla solita attività ordinaria che facciamo come agenzie, come SNPA. E quindi in questi 2 anni abbiamo potuto sviluppare tutta una serie di documenti che secondo noi sono utili al sistema, ma sono utili anche al mondo produttivo, perché avere un sistema che cerca di lavorare in maniera omogenea ovviamente rende più facile la vita anche a tutti i gestori. E poi vogliamo appunto intraprendere, ed è come dire, importante per noi avere un rapporto di condivisione di questi strumenti, e questa attività è stata condotta anche attraverso questo strumento di confronto con l'autorità competente e col Ministero dell'Ambiente, come veniva detto prima. Dopo questi documenti che sono stati presentati, che riguardano soprattutto la parte istruttoria, arriviamo con questa presentazione che è a cura appunto dei colleghi Andreis, Cavalli, Colon, di cui io sono soltanto la portavoce, alla fase dei controlli. La fase dei controlli è appunto il momento in cui andiamo a verificare proprio quanto veniva detto dal collega Romano nella precedente relazione, e questa linea guida nasce da un'attività di ricognizione di un questionario che è stato fatto nella precedente programmazione delle attività SNPA e che si era conclusa col quaderno AIA, dove veniva messa a confronto attraverso una peer review nazionale le modalità secondo cui vengono condotte le ispezioni nel contesto appunto nazionale. Da qui veniva evidenziata una criticità, che era l'assenza di un indirizzo SNPA per la conduzione delle ispezioni, e quindi si è sviluppata questa linea guida. In questa relazione non entrerò nel merito delle varie fasi, diciamo, dell'ispezione, perché non è ovviamente il luogo. Ma vi volevo un po' raccontare quella che era stata la nostra esperienza. Ovviamente la linea guida tiene conto delle esperienze di attività ispettiva che sono state fatte da tutti i componenti dell'SNPA, e prendendo appunto spunto dal progetto Stato di fatto migliori pratiche nel campo dei controlli ambientali, incrementa con un questionario che ripropone le modalità di conduzione delle ispezioni anche alla luce di nuovi provvedimenti. Entra infatti in vigore nel 2015 la legge 68, che prevede una nuova modalità di gestione delle sanzioni contravvenzionali, e che è stata sicuramente di grande impatto per l'SNPA, sia in termini di modalità di approcciarsi alla violazione, sia per la risoluzione. Quindi con questo questionario abbiamo implementato, diciamo, la conoscenza su come andiamo a lavorare, proprio per andare a definire uno standard che vuole essere lo standard SNPA. Conclude questa fase di valutazione, una volta raccolti questi dati e quindi le modalità con cui sono state, con cui ogni agenzia ha proposto e ha evidenziato il modo con cui affronta gli aspetti ispettivi, raccolti i dati sono stati analizzati e si è proceduto a fare un'analisi SWOT. Un'analisi SWOT che potesse mettere in evidenza quelli che sono i punti di forza e i punti di debolezza interni al sistema, che adesso andremo a vedere magari qualche punto, e quelli che sono invece le opportunità e le minacce che appunto derivano dal contesto esterno. Volendo entrare nel merito, tra i punti di forza che rileviamo nell'ambito SNPA troviamo proprio una attenzione del mondo SNPA verso le attività ispettive. Le ispezioni AIA sono in tutte le programmazioni delle agenzie un punto prioritario.
I gruppi ispettivi sono sicuramente composti da personale che è di diverse competenze, quindi troviamo una pluralità di competenze nel gruppo ispettivo e spesso dall'ambito del gruppo ispettivo troviamo anche il personale OPG. Personale OPG che si rende tanto più necessario per la nuova gestione delle violazioni contravvenzionali. E che come sappiamo consentono al gestore di risolvere in tempi molto celeri senza dover passare attraverso dei procedimenti dei contenziosi lunghi, attraverso il rispetto di alcune prescrizioni consentono di risolvere la violazione che è stata contestata. Ovviamente, le attività ispettive danno luogo ad un report. Abbiamo visto che tutte le agenzie, i report sono sviluppati quasi sempre dal medesimo gruppo ispettivo, che quindi ha avuto contezza, ha avuto modo di vedere nel dettaglio gli aspetti che poi va a descrivere. Quali sono i punti di debolezza che noi abbiamo rilevato all'interno del nostro sistema? Molto spesso abbiamo un problema di gestione degli autocontrolli. Le banche dati per la gestione degli autocontrolli sono sicuramente poco presenti nel sistema agenziale. Era l'aspetto che segnalava prima anche il collega nella precedente relazione e che anche da questo questionario emerge. Quindi probabilmente nell'ottica di un miglioramento del sistema ci siamo posti come obiettivo quello di valutare come poter gestire tutti i dati degli autocontrolli. Opportunità. Andiamo a vedere quelle che possono essere le opportunità che cogliamo dal mondo esterno all'SNPA. Sicuramente noi troviamo un riconoscimento del ruolo svolto dalle agenzie nel mondo della vigilanza e controllo in questo campo. È un riconoscimento che è dato anche dalla richiesta da parte di moltissime autorità ufficiali di polizia giudiziaria che chiedono al sistema di asseverare le prescrizioni da loro proposte nel caso in cui rilevino delle violazioni contravvenzionali. Quindi molto spesso le agenzie ambientali sono individuate come l'organo tecnico asseverante anche per gli altri ufficiali di polizia giudiziaria. La richiesta di collaborazione da parte di altre forze di polizia, sia in fase ispettiva, in fase di emergenza e in fase di sopralluogo. Quindi il riconoscimento dell'SNPA nelle attività di vigilanza e controllo del settore industriale è ben radicato. Quali sono le minacce che invece rileviamo dal contesto esterno? Sicuramente abbiamo una criticità legata alla comunicazione dell'ispezione. Noi sappiamo che ci sono diversi comportamenti nel contesto italiano su come dover comunicare l'avvio di un'ispezione. Abbiamo delle agenzie che lo comunicano dando un tempo di 10 giorni, alcune agenzie dando un tempo inferiore ai 10 giorni, altre agenzie invece che proprio per richiesta di altri organi non danno comunicazione dell'avvio dell'ispezione. Questo abbiamo visto che è un problema che appunto è una minaccia esterna perché non deriva da una volontà del sistema agenziale che ci dà che molta differenza, che individua una differenza di comportamento. Differenza di comportamento per l'SNPA che ovviamente si traduce in una differenza nella modalità dei rapporti che si instaurano anche con i gestori, ma che sono indipendenti dalla volontà dell'SNPA. Un'altra differenza sostanziale che vorrei evidenziare qui è quella dell'applicazione del tariffario. Noi sappiamo che è stato emanato il nuovo tariffario ormai nel 2017. Il tariffario per le ispezioni AIA era immediatamente cogente per le AIA statali, non lo è per le AIA regionali, perché prevede appunto un recepimento da parte delle regioni. Il tariffario ha visto una modifica sostanziale delle tariffe ispettive, per cui, vista anche il momento storico in cui è stato emanato, molte regioni ancora oggi, anzi la stragrande maggioranza delle regioni ancora non hanno adottato le nuove tariffazioni, per cui una differenza sostanziale per il gestore è anche questa, il costo dell'ispezione. E anche su questo il sistema agenziale non può decidere da solo, non può dettare le regole, ovviamente deve rispettare delle norme che in questo caso dipendono da un adeguamento fatto dalla propria regione.
Quindi la linea guida in fondo che cosa vuol fare? Vuole supportare gli ispettori nell'ambito di controllo delle attività di verifica per il rispetto delle prescrizioni. E l'obiettivo era appunto quello di avere uno standard operativo unico per tutto il territorio nazionale per garantire un'omogeneità dei criteri di approccio delle ispezioni e quindi dare a tutti i gestori un'unica modalità di confronto con il sistema agenziale. Affronta le modalità di programmazione e comunicazione delle relative tariffe e quindi affronta tutto quello che è il processo ispettivo, tutta la modalità di conduzione, dalla pianificazione sino alla stesura del rapporto ispettivo, e introduce infine anche due approfondimenti. Un approfondimento che è dato proprio dalla modalità di uso di applicativi informatici che consentono di raccogliere i dati di monitoraggio, proprio quello che veniva detto, che era una delle criticità. Vengono riportati nella linea guida due esempi, che sono gli esempi al momento utilizzati in Friuli e in Lombardia, con la possibilità e la proposta di estenderli. E poi una importante proposta che è quella sulla formazione del personale, perché al momento noi a catalogo non abbiamo una formazione istituita, non abbiamo dei crediti per il mantenimento della qualifica della funzione di ispettore ambientale, ma ogni agenzia si organizza come meglio riesce ovviamente. Quindi chi adotta delle modalità di formazione solo per i nuovi ispettori, chi fa una formazione di mantenimento, e quindi questo è un aspetto che vorremmo anche qui tendere a omogeneizzare. Io direi che passerei alle conclusioni. Le conclusioni, voglio soltanto evidenziare che la linea guida è stata approvata dal Consiglio, credo che a breve verrà resa disponibile sul sito dell'SNPA. Sicuramente è un inizio per poter affrontare in maniera omogenea le ispezioni, quantomeno le ispezioni per regionali. Abbiamo lasciato ad un futuro progetto l'integrazione con le ispezioni statali, perché meritavano di un ulteriore approfondimento che non si era concluso in questa attività. Vi ringrazio per l'attenzione, grazie. Grazie Adele, hai esposto una tematica che per noi è essenziale ma anche complessa. Il messaggio è che criticamente analizziamo il nostro operato, criticamente cerchiamo di vedere quelli che sono gli aspetti positivi e negativi, ma anche di interfaccia con il mondo produttivo, con il mondo universitario, perché dietro la verifica e il controllo c'è il confronto con i gestori, c'è il confronto anche con quelle che c'è tutte le tematiche tecnico-scientifiche di approfondimento, di valutazione, di sviluppo di modelli previsionali, e quindi c'è un'attività che deve essere è prioritaria del sistema agenziale, in quanto è un compito di legge che prevede demandato all'autorità competente, all'ISPRA, per quanto riguarda proprio in funzione dell'articolo 29 deces, però è aperto perché dal punto di vista confronto con tutto il sistema produttivo. Grazie. Se ci sono domande, interventi, se no io e vorrei dare la possibilità a tutti, ci sono altri due interventi, interventi di non so se vogliamo queste domande fare alla fine oppure perché devono essere brevi e concise. Prego. Promuovere il discorso della piattaforma di cui parlavi, che appunto sarà già messa in atto dall'ARPA Lombardia, dall'ARPA Friuli Venezia Giulia, perché consente un interscambio proprio tra pubblico e privato. Il pubblico può avere delle informazioni direttamente sul sito e quindi anche sul discorso dell'accettabilità sociale, che è fondamentale. Pierpaolo, sicuramente riprende il problema della restituzione dei dati, di reporting, è un argomento che è ben noto, alcune agenzie stanno già andando avanti, hanno già avviato un progetto di censimento sia in fase istruttoria che restituzione dei dati dei controlli, anche ISPRA si sta su questo si sta organizzando per creare una banca dati, e su questo sicuramente ci sarà un'interazione forte con i gestori. Io vorrei lasciare adesso la parola alle colleghe dottoressa Cescon e Piranese, per quanto riguarda la dottoressa Cescon, in cui sempre
inerente alle attività di controllo, viene analizzata diciamo una tematica più inerente diciamo quello che è la gestione degli impianti a biomassa, biomasse, scusate, e quindi anche con tutte quelle che sono le tematiche connesse all'extra incentivi, al riconoscimento degli extra incentivi. Quindi ringrazio anche, mi esorto alla sintesi, anche se purtroppo è un'esortazione sgradevole, però che è difficile diciamo contemplarla. Prego. Assolutamente sì, sarò concisa, non posso però esimermi dal veramente ringraziare per questa opportunità, da ringraziare Adelio Monaco, Paolo Sciacca per aver coordinato questo sottogruppo operativo nell'ambito SNPA, un sottogruppo operativo particolarmente proficuo, quindi ringrazio tutti, sono veramente stata orgogliosa di aver potuto partecipare. Non vedo solo la modalità presentazione, scusate, ma sì. Qua, pardon. Perfetto, sì, ok, sì. Ci sono. Okay. Arriva? Ok. Mi sembra che sia andata. Sta andando, vai. Solo un attimo, così partiamo. Allora, presenterò in modo strasintetico questo elaborato, ok, di SNPA. Allora, un prodotto che inerisce a questo contesto normativo. Stiamo parlando del decreto ministeriale 6 luglio 2012, decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, che prevede incentivazioni per la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili, diversi dai fotovoltaici. Questo decreto demanda l'emanazione di un successivo decreto in capo al Ministero dell'Ambiente, che poi si è poi tradotto nel decreto ministeriale 14 aprile 2017, la disciplina delle condizioni di accesso all'incentivo all'incremento, all'extra incentivo previsto da questo decreto del 2012 per una particolare tipologia di impianti di produzione di energia elettrica, ovvero quelli alimentati solo a biomasse e biogas. Ed è in questo contesto che SNPA ha operato, ovvero il decreto è molto articolato per la parte pubblica e per la parte privata. La parte pubblica è chiamata in causa come ente certificatore delle prestazioni di questi impianti in relazione correlate poi a dei limiti emissivi disposti dal decreto del 2012 stesso, che devono essere verificati attraverso dei sistemi automatici di misura, sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, cosiddetti SME, piuttosto che sotto una certa taglia di potenza termica attraverso dei sistemi di analisi emissioni, cosiddetti SAE. Questo già lo prevede il decreto del 2012. Vado velocemente a questa slide solo per rendervi edotti della tabellina dei limiti, del quadro limiti in relazione a determinati tipi di taglie che è già previsto dal decreto del 2012. Allora, questo allegato 5 quindi demanda a un successivo decreto le modalità con cui attuare questa, vedere attuato questa elargizione di extra incentivi al gestore dell'impianto e chi deve controllare che cosa. Una scaletta temporale, un cronoprogramma temporale particolarmente articolato, come ho già detto prima, che però è la base per poter vedere appunto elargiti gli extra incentivi. Proseguo. Il decreto del 2017 individua proprio ARPA quale ente destinatario della documentazione trasmessa dal gestore. Il gestore intraprende questa strada su base ovviamente volontaria, è un extra incentivo, deve mettere in atto delle azioni, può già avere un sistema automatico di monitoraggio in continuo delle emissioni prescritto dall'autorizzazione, con tutta l'apertura, tutta l'applicazione delle norme tecniche previste dal testo unico ambientale dell'allegato 6 e
quindi deve mettere in atto già tutta una serie di disposti normativi, se ne aggiungono di supplementari che vanno raccordati. E lo sforzo di ARPA, di SNPA nel redigere questo documento è stato proprio di cercare di raccordare i disposti per della norma per l'elargizione di questi incentivi rispetto ai disposti di normativa ambientale, che sono a cui rimanda il decreto stesso, con qualche fatto salvo. L'ARPA poi si interfaccia con il GSE, con il gestore dei servizi energetici, attraverso l'apposita piattaforma per certificare il rispetto di questi limiti emissivi. Il progetto SME approva il progetto SME nel suo complesso, quindi è necessario disporre di un manuale di gestione, diciamo un vademecum che accompagna la gestione del sistema di monitoraggio in continuo. Il tentativo di SNPA è di dipanare la matassa, diciamo, prevista dal decreto, e di renderla più usufruibile, semplice da applicare, possibile per noi, ente di controllo, in questo caso di prestazioni energetiche che si traducono nel rispetto dei limiti emissivi, e per il gestore. Infatti la linea guida di cui proietto subito la copertina, è una linea guida che al suo interno contiene una guida tecnica specifica dedicata al gestore, che lo accompagna nei suoi vari allegati in tutte le attività che deve mettere in atto, già sapendo anche quello che poi ARPA verifica, perché questo è quello che viene richiesto dalla norma e quest'altro è quello che ARPA verifica ai fini dell'elargizione degli incentivi. Non mi dilungherei oltre, ancora solo un cenno al fatto, visto che abbiamo parlato di reporting prima, non è possibile, va bene, allora lo dico a parole: abbiamo predisposto un format Excel per la restituzione dei dati che vanno ad attestare rispetto di questi limiti emissivi su base mensile, per facilitare il gestore, per facilitare noi nell'attività di verifica e controllo. E questo è uno degli allegati di questa guida tecnica, oltre ad altre indicazioni progettuali di gestione di letterature e di appunto specifiche sulla redazione del manuale SME. Siamo a disposizione, ovviamente. Il documento, non ho detto, è stato approvato a livello di delibera del Consiglio SNPA a febbraio di quest'anno 2021 ed è pronto per l'uso, in corso di adesso dovrà essere solo pubblicato sul sito SNPA, ma è definitivo e già applicato da noi, almeno come SNPA in alcuni casi, e pronto da essere distribuito ai gestori. Quindi concludo, abbiamo cercato di fare luce sul decreto per SNPA, per il gestore, in una collaborazione, in un raccordo che deve esserci per entrambe le parti, per vedere attuato, insomma, per incentivare l'utilizzo di queste fonti. Ringrazio ancora, non l'ho fatto, chiedo scusa, Cristina Piranese di ARPA Veneto, con la quale abbiamo predisposto questa presentazione, ma poi tutti i colleghi di questo sottogruppo. Grazie. Grazie Daniela per l'esposizione chiara, efficace, sintetica, e anche la sintesi è stata molto concisa, quindi manifesta più che altro una propensione da parte del sistema ad essere pronti e ad adottare anche una metodologia comune in un ruolo che è rilevante, perché quello, diciamo, ARPA svolge un ruolo, diciamo, di certificazione, di verifica, diciamo, di controllo nell'ambito delle emissioni, diciamo, di impianti a biomasse, quindi è un documento ormai approvato, diciamo, però si è sempre aperti al confronto, diciamo, sull'applicazione. Quindi questo, prego, professoressa Sironi. Una domanda, ma super al volo. Certo, diciamo, i limiti emissivi sono dati solo a camino di combustione o sono anche sulla parte stoccata? No, non sono in camera di combustione, sono solo a camino, sono limiti emissivi a tutti gli effetti, okay. Quindi tra l'altro con realizzazione, cioè posizionamento, certo, dello SME, ovviamente, certo, secondo, certo, i criteri. No, mi chiedevo se non si potesse pensare anche poi in un futuro al monitoraggio dell'area stoccata. Perché quella potrebbe, cioè ho visto parametri di ammoniaca, ho visto parametri di CO,
quella roba lì, quindi emissioni diffuse, ricadute. Esatto. Il decreto non lo prevede perché ha un'altra finalità, certo, però quello può essere, certo, l'addendum, certo, ambientale, che giustamente va poi a dire le ricadute, sì, quali sono, che sappiamo essere, perfetto, da questi impianti, perfetto, non indifferenti, questo, esatto, su alcuni parametri, certo. Grazie. Sì. Grazie alla domanda. Ovviamente, ecco, la professoressa va nel merito, essendo impianti di biomasse, molte volte c'è accumulo, diciamo, di, sì, biomasse che possono dare effetto a emissioni diffuse, diciamo, e quindi, però di fatto è ben individuato che l'attività di controllo è sui limiti emissivi. Io passerei all'ultimo intervento, diciamo, se non ci sono, anche se gli argomenti sono molto interessanti, ci auspichiamo che ci possa essere altre occasioni, diciamo, di sviluppo e di confronto. C'è la dottoressa Monego di ARPA Friuli Venezia. Monego, scusami Chiara, la dottoressa Monego di ARPA Friuli Venezia Giulia, diciamo, che daranno anche loro analizzeranno, diciamo, questo nuovo prodotto, diciamo, sulla linea guida autorizzazione unica ambientale. È uno strumento autorizzativo, diciamo, che va verso la semplificazione, verso l'unificazione di vari procedimenti, perché la finalità è quella proprio, diciamo, semplificare e rendere più tracciabili e trasparenti, diciamo, i procedimenti autorizzativi. Soprattutto. Prego, speriamo, questo è il lavoro, è l'auspicio. Prego, se potete parlare sempre vicino al microfono. Sì, no, non vedo la presentazione qui. Devi spingere ancora un'altra volta il tasto, perfetto, dovrebbe essere il tasto, quello delle freccette, le freccette, eccolo, perfetto. Ok, perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Quello che andremo adesso a raccontarvi è un pochino il lavoro fatto di sintesi di due gruppi di lavoro, in realtà, dell'SNPA, sia riguardo all'iter di autorizzatorio dell'autorizzazione unica ambientale, sia poi le ricadute dei controlli ambientali che l'SNPA ha nei confronti di questa tipologia di autorizzazione ambientale, che nasce recentemente con il DPR del 2013 e che vuole essere rivolto alle piccole e medie imprese, anche agli stabilimenti che non sono soggetti all'autorizzazione integrata ambientale, come un'autorizzazione di semplificazione per il rilascio, appunto, di tutta una serie di titoli abilitativi in campo ambientale. Quella è l'autorizzazione agli scarichi, piuttosto che alla comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, sia secondo l'articolo 279 del 152, sia quelli di carattere generale un pochino definite più semplici, sia nulla osta acustico, l'autorizzazione dell'utilizzo dei fanghi e la comunicazione dei rifiuti, quindi degli impianti di trattamento rifiuti, cosiddetti un pochino più semplici. Allora, se vengono prese singolarmente questi procedimenti autorizzativi, possono avere diverse autorità competenti. L'autorizzazione unica ambientale con il DPR del 59 del 2013, in realtà, sintetizzando in un unico atto procedimentale, identifica come autorità competente la provincia, al netto di eventuali variazioni normative regionali che identificano altre autorità competenti. Quindi per il gestore di queste attività, avere un riferimento unico, un'autorità competente unica a cui rivolgersi attraverso il SUAP, diventa una cosa fondamentale. Dobbiamo capire se anche per noi SNPA questa sintesi data dall'autorizzazione unica ambientale ha avuto lo stesso effetto. Pertanto, appunto, contestualizzandoci anche all'interno della legge istitutiva dell'SNPA 132, proprio anche con la funzionalità, proprio il momento, l'articolo principe dell'SNPA definisce che esso nasce anche per dare omogeneità ed efficacia in campo ambientale, e nella declinazione delle funzioni dell'articolo 3 troviamo che l'SNPA devono svolgere un ruolo di supporto tecnico scientifico alle autorità competenti nei procedimenti autorizzativi, piuttosto che formulare i pareri, valutazioni tecniche, sempre nell'ambito della conferenza dei servizi di cui alla legge 241
del 90, nonché far parte in un certo modo dell'attività istruttoria per il rilascio di questi titoli autorizzativi. Allora l'NSNPA, consapevole quindi delle sue attività, con la delibera 51 del 19, nella definizione di quelli che sono i LEPTA, quindi che non sono ancora stati definiti, quindi nelle more di ricepimento di un decreto che tracci la linea di che cosa è il LEPTA, ha identificato 16 voci di prestazioni su cui attenzionarsi, e tra queste ce n'è una che è definire il supporto tecnico scientifico durante la fase dell'istruttoria del procedimento amministrativo del rilascio dell'AIA. Quindi all'interno del sottogruppo operativo AIA-AIA, che è incardinato nel TIC di omogenizzazione tecnica sulle autorizzazioni ambientali, ne è nata una sintesi della mappatura un po' delle attività che sono, diciamo che questo lavoro qua è stato presentato dalle nostre colleghe nelle presentazioni precedenti della giornata di oggi, e il focus che adesso io andrò a tracciare è proprio rivolto alle autorizzazioni uniche ambientali. Pertanto, cosa si è voluto fare con questa rendicontazione che copre un arco temporale che si è chiuso nell'ottobre del 2020, per cui possiamo ritenere anche che sia stato un focus che fotografava una situazione del Paese a un momento che potrebbe anche essere evoluta nel frattempo. Si è voluto quindi verificare prima di tutto lo stato di attuazione di questo procedimento di semplificazione dell'autorizzazione unica, e allo stesso tempo mappare il contesto di operatività del sistema, quindi delle SNPA, delle diverse agenzie, in questi procedimenti amministrativi. Allora, la rendicontazione, oltre a coprire un arco temporale, come ho già detto, è stato, possiamo dire che descriva la situazione di tutto il contesto nazionale, perché hanno risposto tutte le agenzie. Ed è molto importante che riconoscere che questo documento è un documento che sintetizza veramente una realtà italiana molto sfaccettata. Diciamo che la sintesi può essere raggruppata in tre macro contesti. Il primo è il contesto normativo. Allora, io qua si vede, nelle parentesi quadre, se volete poi andare ad analizzare nel dettaglio l'analisi dei singoli questionari, io riporto i questionari che sono stati analizzati lì. Allora, nel contesto normativo si voleva cercare di capire se effettivamente questo DPR 59 sia stato un effettivo momento di sintesi e di semplificazione per le pubbliche e medie imprese. Allora, sì e no. Diciamo, vediamo quali sono i punti che emergono positivi, anche quelli che un pochino scricchiolano, su cui magari si può rimandare all'SNPA o anche alle autorità competenti, quindi al legislatore, dei momenti di riflessione. Innanzitutto il SUAP. Allora, lo sportello unico per le attività produttive è l'ente che fa da cardine alla condivisione da parte dei gestori delle pubbliche e medie imprese, dell'autorità competente e dei soggetti competenti, perché ricordiamoci che a questo punto dobbiamo capire anche chi sono gli attori in gioco con l'autorizzazione unica ambientale. Non è come con le AIA, il gestore e l'autorità competente unica, ma ce ne sono diversi, perché quando si innesca il procedimento di AIA si innescano anche degli endoprocedimenti che ricomprendono ciascun titolo abilitativo che abbiamo visto precedentemente. Il SUAP si vede che nella maggior parte delle regioni italiane, quindi nel gran parte del contesto nazionale, è il soggetto di riferimento che assorbe la domanda di AIA e anche che rilascia l'AIA una volta che l'autorità competente l'ha adottata. La domanda di AIA, quindi il momento in cui il gestore si presenta all'ente SUAP, no, lo fa con una modulistica che è unica, inteso come viene utilizzato un modulo di riferimento, perché a satellite del decreto del DPR del 59 nel 2015, l'8 maggio del 2015 è uscito un decreto
che dava alle regioni un tempo, una deadline temporale entro cui doveva essere recepito un modello unico per la presentazione delle domande. Questo è stato fatto nella maggior parte dei casi. Un punto di dolente invece è quando viene restituito l'atto autorizzativo, poiché in poche regioni il modello di presentazione dell'AUA è unico. Ricordando anche che le autorità competenti sono le province, possiamo ben immaginare che ci possono essere anche all'interno di una stessa regione diverse tipologie di autorizzazioni rilasciate su attività molto simili. Quindi il confronto è un po', potrebbero esserci delle discrasie all'interno del territorio. Ricordiamo inoltre che per normativa regionale ci possono anche essere degli impianti che vengono esclusi dal campo di applicazione dell'AUA e quindi un pochino sfuggono a questo tra virgolette controllo che si può avere in questo procedimento. Cosa fa l'agenzia? Cosa fanno le agenzie e quindi qual è il coinvolgimento dell'SNPA? Andando a definire quindi qual è il ruolo che viene svolto dall'agenzia durante il procedimento di AUA e con che modalità queste rispondono al procedimento. Allora, le agenzie vengono chiamate in causa con un proprio parere in diversa maniera, secondo del titolo abilitativo ricompreso. Si vede che c'è una netta prevalenza, quindi una netta richiesta per quanto riguarda l'autorizzazione agli scarichi, alle emissioni in atmosfera e al nulla osta acustico. Gli altri procedimenti vengono lasciati un pochino in sordina e diciamo che l'agenzia è riconosciuta proprio per esprimersi su questi aspetti. Diciamo che poi quando viene evaso il parere, come abbiamo già visto con le colleghe precedenti, i tempi medi di evasione si aggirano sui 35 giorni dalla richiesta. Una nota dolente è il fatto che non viene proposto, non c'è un parere uniforme, non c'è un corrispettivo oneroso, le matrici ambientali non seguono un modello di monitorato che è univoco. E una cosa però anche interessante è il fatto che viene riconosciuto il ruolo delle agenzie richiamandola a partecipare alla conferenza dei servizi. In merito invece a quella che è emersa come una criticità che rilancia un pochino anche alla successiva presentazione della collega, è la mancanza di una strutturata archiviazione informatica di quello che è appunto l'informazione che ruota sulle AUA. Mancano dei database dedicate, che solitamente quindi non è previsto, qualora fosse previsto viene gestito dalle agenzie. Una cosa importante, si è visto che il codice ATECO, che identifica l'attività principale delle AUA, non è registrato e potrebbe essere quindi qualcosa di critico in questo. Allora, dal momento che mancano diciamo una sintesi delle informazioni legate alle AUA, si dimostra in tal senso una criticità che porta a una non completa conoscenza del proprio territorio. Grazie, diciamo, ha messo a nudo le nostre se possiamo, grazie mille diciamo per l'esposizione. È una tematica molto diciamo sentita anche a livello territoriale, a livello locale, diciamo, perché è proprio un'attività prettamente a supporto delle autorità competenti locali, ma di interazione con le attività produttive territoriali. Passiamo all'ultima esposizione della collega Cautatella, diciamo, sì, Arpa Liguria. Prego, diciamo, Roberta. Allora, cercherò di essere sintetica visto che siamo alla fine, cioè la parte l'altra faccia della medaglia delle AUA ovviamente sono i controlli che purtroppo rispetto a quanto abbiamo già parlato stamattina al mondo dell'autorizzazione integrata ambientale, la normativa non prevede in modo strutturato sia tutta la parte di programmazione dei controlli che proprio le modalità con cui farle, e quindi però rimane, nonostante che il DPR 59 sia del 2013, quindi siano passati ormai quasi 10 anni, dal punto di vista delle autorità competenti e anche del legislatore non c'è stato un input,
per poter fare un passo avanti, perché si è rimasto in un contesto di semplificazione amministrativa, come ha spiegato la collega, senza però garantire quello che, come ci bene ci spiega la raccomandazione sui contenuti minimi delle ispezioni, è il sistema pubblico deve garantire che la verifica, la promozione della conformità ambientale anche negli impianti AIA sia garantita con ispezioni ambientali organizzate ed eseguite in conformità a criteri chiari e ben definiti. Comunque l'SNPA ha un compito, un'identità istituzionale, che è quella delle attività di vigilanza definite nella legge 132 e, come diceva la collega, fa parte del nostro catalogo dei servizi proprio come attività l'ispezione su aziende soggette a AUA. E quindi l'SNPA comunque si è dovuto organizzare per dare una risposta, nonostante questa carenza normativa e difformità organizzativa anche da parte delle autorità competenti. E quindi abbiamo sentito la necessità di far emergere come viene affrontato nelle diverse realtà regionali il problema dei controlli AUA e come le agenzie si sono attrezzate per pianificare le proprie attività ispettive e mettere in atto quindi le modalità strategiche per poter rispondere a queste difficoltà. Quindi nell'ambito dei sottogruppi operativi che abbiamo presentato i lavori oggi, in particolare nell'ambito del TIC2 inerente ai controlli monitoraggi, si è sviluppato un report che, con le modalità hanno già spiegato le colleghe precedenti, e quindi con la distribuzione di un questionario, abbiamo tentato di mappare il contesto di operatività dell'SNPA nell'ambito dei controlli AUA tramite la distribuzione di questionari che ci hanno restituito una fotografia molto significativa, perché fortunatamente l'SNPA ha risposto praticamente per nella sua totalità delle agenzie, coprendo il 99% della popolazione residente. Quindi di fatto abbiamo una fotografia di quello che ad oggi è la risposta dell'SNPA ai controlli AUA rappresentativa. Le fasi del lavoro, come abbiamo già sentito, si sono sviluppate nella distribuzione dei questionari, il data entry e la valutazione dei dati raccolti, producendo una SWOT analysis che ci permette ad oggi quindi di andare a individuare i punti di forza e i punti di debolezza su cui oggi l'SNPA si deve concentrare e farsi promotore col legislatore e con le autorità competenti per proprio andare a coprire queste carenze organizzative che ad oggi ci sono per le AUA. Infatti i quattro macro argomenti volevo andare a analizzare i questionari sono: la presenza di database, che abbiamo detto è fondamentale per poter fare una corretta programmazione, le modalità di esecuzione dei controlli, la composizione del gruppo ispettivo, l'esecuzione delle ispezioni, la durata dei controlli e le modalità stesse dei controlli AUA. I punti di forza ci sono, per l'SNPA ci sono prima di tutto la questione del riconoscimento di questa identità istituzionale che ha l'SNPA nel ruolo della vigilanza e controllo, la logica rete dell'SNPA che ci consente di analizzare le nostre criticità e i nostri punti di forza per poter proporre delle soluzioni future, e ovviamente il fatto che le ispezioni AIA costituiscono il core business dell'SNPA e che quindi ci dà un punto di partenza ottimale da cui prendere spunto sia nell'ambito delle modalità dei controlli che in quelli dell'organizzazione. Quali sono i punti deboli poi di fatto, che sono i nostri obiettivi futuri per su cui andare a lavorare? Perché nelle AIA adesso ormai sappiamo tutto, siamo a un punto ottimale. Dove ci si deve concentrare ad oggi è proprio sulle AUA e di fatto, l'abbiamo già detto, c'è la carenza dei database
della conoscenza di questi impianti, che è resa ancor più complicata dalla diversificazione di queste tipologie di impianti e dall'impossibilità anche di ricondurli a cicli produttivi ben precisi. Abbiamo fatto anche delle proposte, per esempio in inserimento del codice Ateco nelle autorizzazioni, per poterci consentire di creare dei database informativi, delle informazioni, per raccogliere alcune informazioni che sono sostanziali nella, prima di tutto nella programmazione dei controlli, perché senza un database non sappiamo nemmeno quali sono le AUA, diventa impossibile programmare i controlli, quantomeno in modo oggettivo e con criteri ben definiti, che già la norma non ce li dà, e quindi non possiamo nemmeno noi di fatto crearci un sistema come è stato fatto per le AI, per esempio con l'SSPC. E di fatto quindi poi per concludere, ovviamente la mancanza anche di una definizione univoca di che cos'è un'autorizzazione unica ambientale, di come si devono svolgere quindi i controlli in questi impianti, ha prodotto delle difficoltà anche proprio di applicazione nell'ambito dell'agenzia, evidenziando quindi la necessità di standardizzare l'esecuzione di questi dei controlli AUA e ovviamente garantire, come si diceva anche per le AIA, quella formazione continua agli ispettori AIA che sono parte sostanziale per rendere un sistema pubblico efficiente ed efficace. Grazie Roberto per l'esposizione, diciamo, anche per la testimonianza che dai, che con cui evidenzia che, diciamo, il personale dell'agenzia, cioè il sistema, è presente sulla tematica delle autorizzazioni uniche ambientali, che poi sono la maggioranza dal punto di vista di numerosità di impatto delle attività produttive. Io ringrazio tutti, lascerei la parola per le conclusioni alla professoressa Sironi, per capire quali possono essere i suggerimenti, diciamo, le possibili attività di sviluppo di collaborazione reciproca. Grazie. Allora, sono io che ringrazio voi, prima di tutto, uno, per avermi invitato a partecipare a questa cosa, che vi faccio i complimenti, perché non avrei mai immaginato onestamente che durante la pandemia ci fosse stato tutto questo fermento. Reputo molto virtuoso ovviamente sia l'atteggiamento, ma soprattutto la produzione di standard di riferimento. Auspico che in un futuro ci si possa trovare su tematiche di comune interesse. Noi ci siamo, io faccio la mia parte, ma sono sicura che i colleghi universitari, per le loro competenze, possano fornirvi tutto il supporto necessario. Quindi da parte nostra cosa possiamo fare? Possiamo già da domani cominciare a lavorare insieme su tematiche ambientali. Io mi occupo di emissioni, quindi io ci sono, ma se vi servo come riferimento per tirare dentro qualche collega, io qualcuno lo conosco, quindi molto volentieri. Dobbiamo fare però uno sforzo in più, dobbiamo coinvolgere il privato, guardiamoci in faccia, ci siamo solo noi. Lì c'è scritto coordinamento pubblico-privato, c'è qualcosa che non va. Quindi dobbiamo cercare di avere un confronto maggiore anche con il privato. Come? Non lo so, probabilmente questi standard andrebbero discussi magari in seconda battuta, cioè va benissimo l'emissione dello standard, però proviamo a capire insieme se non ci sia poi un momento postumo, diciamo, all'emissione, in cui potrebbe essere utile una discussione anche con l'ente privato, che magari non necessariamente è il nemico, ma che potrebbe essere anche di aiuto, perché si vive queste problematiche in prima persona. Tutto qua, grazie a tutti, chiudiamo che ci cacciano tra un po', grazie. Grazie di nuovo a tutti, grazie, arrivederci presto, grazie di essere intervenuti.